piace, bentornati, oggi una live evento, oggi è il momento, oggi mi raccomando ragazzi, non potete non mancare, fate qualcosa, condividete questa live il più possibile, mandate messaggini, link, uccelli, piccioni viaggiatori, uccelli, no, non in quel senso, per l'amor del cielo, a tutti i vostri parenti, amici, e fategli sapere sta cazzo di telecamera che oggi è una serata evento, mi raccomando, perché appunto oggi c'è First to Fathom, ritorna First to Fathom, ragazzi, incredibile, finalmente il simpatico ragazzo di, aspetta che non mi ricordo mai come si chiama la casa di sviluppo, aspetta che guardo, aspetta che controllo, ma come, devo aggiornarlo, ma figa, l'ho appena, Reile Studios ci riporta un nuovo capitolo chiamato Woodbury Getaway, dove siamo un ragazzo di 23 anni che lavora e sostanzialmente muore, perché alla fine è sempre quella la fine che fanno. Vi ricordo che tutte le saghe, tutti i giochi che abbiamo giocato di First to Fathom sono, sono fatti realmente accaduti, che poi questo ragazzo ha trasportato in videogioco, quindi è ancora più inquietante sapere che quello che andremo a vivere qualcuno l'ha vissuto sul serio, ed è questo il fascino dei giochi di First to Fathom, spettacolari, creepypasta o non, crederci o non crederci, sti cazzi, io ci voglio credere, io voglio avere fede, non vedo l'ora. Cos'è di Dino, DLC di? Di Dredge, ancora, basta sto cazzo di DLC di Dredge, non me ne frega, oggi ragazzi First to Fathom, non esiste nient'altro, non mi interessa, quindi mettiamoci comodi, prepariamoci, intanto mi spara la barba, prepariamoci perché stasera ci si caca, che non è il famoso lago alle pendici del Perù, ma è proprio un modo di dire, va bene, eh? Cosa giochi Dino? Io mi gioco te. Te gioco. Ci si caca, sì, assolutamente. Tutto a posto, ragazzi, oggi va bene perché è uscito First to Fathom. Ma io stavo aspettando sto cazzo di gioco da un anno circa, da quando ho giocato l'ultimo First to Fathom. Unico, incredibile gioco che ha portato il canale a una vetta allucinante. Con la serie di First to Fathom abbiamo raggiunto per la prima volta i 3.000 spettatori in una sola serata. Una roba allucinante, è stato un record incredibile, ragazzi. Io vi ringrazio ancora per tutto quanto. Quindi voglio che questa sera, ecco, sia la stessa di quella sera lì, sia la stessa identica sera. Ci voglio tutti quanti come attorno a un fuoco mentre qualcuno, che non sono io, racconta una storia dell'orrore. Io non sarei capace, ragazzi, perché mi metterai a ridere. Allora, pronti? Pronti? Beh, col piffero, perché prima TG Dino e notizie da tutto il mondo. Enorme aggiornamento da parte della PlayStation 5, a quanto pare ci saranno le ads. Cosa? Le pubblicità, sì, il nuovo hub, il party share e molte altre nuove feature. Non ce ne frega nulla. Poi, successivamente, il ritorno del videogioco più amato nel mondo e dal mondo. Sapete quale? Dai che lo sapete. Provate a indovinare, dai. Dai. Provate a indovinare. Sputate fuori un titolo. Non First to Fathom, ovviamente. Esatto, Tetris. No, non è Tetris, è Flappy Bird. Attenzione, annuncio eccezionale, ritorna su iOS, che non sono io, versione spagnola, iOS, il sistema operativo, e Android, ragazzi. Attenzione, questa roba non è mai successa nel 2025. Non vedo l'ora che, quando poi lo rimuoveranno dal mercato, venderanno questi telefoni con dentro, ovviamente, la nuova versione di Flappy Bird a cifre inimmaginabili. Beh, però, ragazzi, ritorna, e questo ovviamente vorrà dire che ci saranno un sacco di zombie in mezzo alla strada, questo telefonino, che cercheranno di far volare il proprio uccello al di là del tubo. Poi, dobbiamo reactare a un trailer eccezionale, ci tocca ragazzi, però è quel periodo dell'anno in cui esce Venom e quindi ci guardiamo il trailer di Venom, perché no, guardiamolo insieme. È il comandante che vi parla, se guardate alla vostra sinistra... Anche il comandante è doppiato male in questo film, è tutto ciò, lui dovrebbe morire soffocato, è già una stronzata. Questa scena è stupida, questo film non mi piace, è tutto inverosimile. No, Madonna santa, minchia, che schifo. Che materiale disgustoso, Madonna. Mamma santa.
Ma come che Bono? È un ammasso di me? Ma come fai a dire che Bono è uno slime nero? Ma cosa stai dicendo? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma l'occhiolino? Ma non c'è da ridere, sai quando è che rido? Quando per una strana coincidenza un uccello si infila dentro la turbina dell'aereo e l'aereo si proietta per terra uccidendo 300 persone e Venom! Scusate, ovviamente si intende in atto filmico, videoludico, sia chiaro. Sia chiaro, ovviamente, non per davvero. Ma si è pisciato? Ma è questo il modo per far ridere adesso? Mettere Tom Hardy dopo palesemente una dipendenza da eroina nel mentre che si piscia addosso in mezzo a una piazza? Ma che senso ha? Ma chi sta guardando, ragazzi? Alieno che sostanzialmente trasforma il tuo interiore in una bestia feroce, vorace, che divora tutto, persino le teste dei bambini, come ci insegna il fumetto, è diventato un cretino che si piscia addosso, che fa l'occhiolino da un aereo mentre cavalcano un cavallo coi tentacoli. Questo è quello che riesce a fare il 2020 in poi, il nuovo ventennio, a tutto ciò che tocca. È allucinante come riescano a rovinare ogni singola cosa, ogni singolo personaggio. Non si capisce, ma poi non capisco. Ma ora vi immaginate quanto sarebbe stato figo Venom se fosse stato Venom? Ma ci avete pensato un secondo a che film abbiamo perso? Questo è il terzo Venom. Abbiamo perso uno dei personaggi più fighi del mondo, l'abbiamo proprio perso, buttato via così. E chi dobbiamo ringraziare? Ovviamente la Sony e la PlayStation 5 Pro, che è la colpa di tutto. Ma che c'entra la Disney? Questa è la Sony, che non so che cazzo gli ha preso queste cagate. Per favore, vi spostate un attimo, che non vedo la freccia. Ecco, scusate, mi vedete in mezzo, però. Sigla. Eccoci, bentornati bestiacce. Ora vi saluto, poi... ragazzi, ci dobbiamo vedere quando poi c'è la Games Week, mi raccomando, io vi aspetto. E adesso cos'è, novembre, non so quando cazzo sarà. Vi voglio tutti partecipi, belli pronti, furenti. Mi raccomando, non vedo l'ora bestiacce. Non vedo l'ora che ci passate di nuovo l'influenza. Così poi per una settimana non faccio un cazzo. Allora, intanto vi saluto, scusate. Devo digerire, perdonatemi. Polacco Forever, Novax, Juke 1992, Streamlabs ritorna insieme a Offline 1983. Dino, vuoi un ovetto Kinder con olio di palma? Magari. Deng Gang Gang, poi Escape Parata Fatal, poi abbiamo Isabello, grazie mille bestiaccia, Fabibola 18, grazie mille Rotu Valhalla, poi anche Mazurk con 33 mesi insieme, 33 come gli anni di Cristo, 33 come le gambe delle donne, è una donna con 33 grammi, 30, non ce la faccio a dirlo, è impossibile, Fantius Pistacchio, Camicia Stanca, No Nickname, Tokyo Graffiti, Larry Kirio, Guerriera Celtica, ovviamente, Pendragon 19, Coptive B, poi chi altro? Legend Killer, la Heli Bunny, poi chi altro? Galador non era quello di Mostri contro Alieni? No, boh, non me lo ricordo più. Mamoji, Nico, Lord Akami, una volpe, Alice, Georgia, Skyvloved, Nico Saglia, Arcangelo Halb, Cosimo, poi chi altro? Gamorra e l'ultimo, ma non ultimo, che è l'ultimo degli ultimi, dai, l'ultimo degli ultimi. Qualcuno di nuovo, ragazzi, qualcuno di nuovo che inaugurerà questa incredibile serata come quella del ritorno di Phil Stufatom, ragazzi. Il gioco che ci ha stufato, ma ragazzi, per favore, per favore. Surrealista! Bestia, c'è un piacere, un onore, benvenuto alla casa del Signore, o benvenuta, non so, non voglio assolutamente infilarti un pronome che non sia quello adatto, quindi fammi sapere cosa ti senti, che a me non interessa. Poi attenzione, abbiamo... altri in realtà, anche Zio Bomba. Vabbè, non dovevo dirlo perché l'ultimo dell'ultimo gli ho già detto, ma sti cazzi. Ragazzi, io direi di partire senza ulteriori indugi e di giocare. Indugiando però. Attenzione, facciamo partire la live anche di qua. Poi, eccoci. Boh, perfetto, perfetto. Oh, gioca. Ok, non vedo l'ora. Vediamo un po'. All this music track is individual game copyright free. Ah, sono senza copyright le musiche in questo film, in questo video. Eccoci.
English, forse c'è in italiano, vediamo. No, c'è l'English, c'è il French, c'è il germano, c'è il portoghese senza, senza Bari. No, vi spiego quello che ho appena detto, perché altrimenti mi prendete per un pazzo. Aspettate un attimo, che così capirete meglio. Vedete? Visto? C'è il portoghese e il portoghese col Bari. Ok? Poi abbiamo anche lo Spanish, il Japanese e il Russian. Allora, gli episodi dovremmo averli fatti tutti. Omalom, Nordwood High, Carson House, Iron Bark Lockout è stato incredibile. E questo è Woodbury Getaway, quindi questo sicuramente ce lo giochiamo. Sì, questo devo fare, però non mi devi distrarre. Nuova partita. È tutto in inglese, ma tranquilli, tradurrò io alla perfezione. Non abbiate paura. First to Fathom, episodio 5. Woodbury Getaway, che vuol dire... Woodbury Getaway. Deck 8, che vuol dire mazzo 8. Figa, iniziamo! Need a coffee to get done with the day? Ah, di già? Space to get up, spazio per saltare, per volare. Stiamo, credo, lavorando? Non so cosa significhi lavorare, non l'ho mai saputo. Cazzo è che fischia? Tanto noto con piacere che posso roteare su me stesso di 360 gradi. Non ho un corpo perché sono... limitrofo. Madonna, ma che migliorie incredibili grafiche ha fatto, ragazzi. Guardate che roba. Guardate che ambiente di gioco. Ehi là! C'è nessuno? Perché sono l'unico pirla che se ne va sempre più tardi alla chiusura? Ma che è sto... che è sta musica? Epsol, Solictors Office, Shepard Title Group, Suya... eh? Maritime Consulting. Questo è il mio ufficio? Mi piace, mi ricorda a casa. Soprattutto le pareti gialle. Ah, Toto, guarda. Allora, familiarizziamo. Throw? Tanto qualcuno pulirà. Di certo non sono io colui che si pulisce i sensi di colpa. Non so se c'è qualcosa in frigo. Beh. Sento qualcuno fare il tip-tap con le dita sulla tastiera. Dov'è? E là? I could have just yet... Add to get coffee? No, vabbè, non è che sei costretto a prenderti il caffè, sinceramente. Chi è questo incredibile amico? Orca miseria! No, no! È una bubblehead, va che roba! What do you want, Sid? Ci chiamiamo Sid? È fatta. I'm trying to get this done. I'm just checking for you. Hai bisogno di qualcosa? Sir. Mi dispiace, sorry to bother you, vuol dire mi dispiace, fratello, te. Io, no, vabbè, ti hai bisogno di qualcosa? Can these clients ever make up their minds? Non mi interessa. Ah, vabbè, lo so, vabbè, diamogli, assecondiamo il folle con un palesemente problema di scogliosi. What keeps you... just warming up, just finalizing... Devo finalizzare i report, sto lavorando a questo, ovviamente, mi sembra ovvio. Cioè, non sono mica certo... in questo preciso istante non sto perdendo del tempo, sto finalizzando i rapporti interpersonali con le persone dell'ufficio. Cos'è che devo fare? Il caffè? Ah sì, il caffè. E facciamoci sto caffè. Ho schiacciato... Ma vaffanculo. Ma sta musica? Perfetto. E non... I need water? Ma porca di miseria. Ma che suono era? Come... Aspetta, la metto... Devo mettere nel bicchiere l'acqua. Non lo so come funziona il caffè. Non l'ho mai fatto, non... Ok. Tutto un riciclaggio sporco. Oh! Ma che bella pisciata. Ok, ci siamo. Caffè americano, come piace a me. Sì, a me, io preferisco il caffè americano. Ed ecco che ho perso all'improvviso, all'incirca, 500 iscritti napoletani. I need to put on a lid? Ma perché dovrei puttarlo su una lid? Scusami, c'è una pizza qua dentro, cruda. Ma a me non piace la pizza. Ed ecco che ho perso l'intera totalità del pubblico napoletano. Aiuto! Scusatemi, sto andando in panico. Dov'è un lead? Datemi un lead! Full hands, de che... Cos'è che ho preso in mano? Cos'è che mi ha detto? Oh, ma è impossibile! Sì, anche italiano, a dire il vero. Certo, sono gusti, per carità. Ma scusatemi, una domanda. Questo? Questo si chiama riciclaggio sporco, vedete? Perché sì, riciclo, ma sporco anche. Questa cos'è? Una lattina. Oh, posso bermela? La devo aprire prima. Ah, devo... Scroll up? Ah, ok. Non stavo capendo che cazzo... Scroll up pensavo di doverla scrollare.
Come la sto bevendo? Con le guance? Me la strofino così addosso? Bene, bene, bene. È fatta, insomma. Riempi la stanza di bicchierini. Attenzione, attenzione, attenzione. Ma il TG di... Grazie Lumi26 per avermi fatto espellere il calcolo renale in un'altra maniera. Ho capito che devo prendere il caffè, ma posso esplorare un po' sta zona? A me piace stare qua nel buio. No, a quanto pare non posso. Vabbè, sti cazzi. Sti cazzi. Lo scopo della vita? Quale? Non ho la torcia, ragazzi, però continuo a sentire sta musichetta incredibile. No, mi serve... Ma ha detto che serve... I need to put on a lid. Ok, ma dove lo trovo sto cazzo di lid? No, ma basta con sti bicchierini! Guarda qua quanta roba. Ma le mie mani sono piene. Questo è lo zucchero, non ce lo vogliamo lo zucchero? Una cannuccia? Che dici? No? Sete? Vediamo se posso metterla. No, non posso metterla, merda. Merda. Ma cos'è un lid? Dovrebbe... Non è mica... Non... Come si chiama? Non è il tovagliolo, il... Non mi viene il nome, ragazzi, non mi viene il nome. Che si mette sopra! E il coperchio, grazie, grazie. E dove, dov'è? No, io non lo vedo, però. Ma sarà qua, scusami. Ah, qua, ma va a cagare. La posta. Sip. Gnamme. Sono una donna? Ho ingerito come una donna, scusate. Pronto? Niente, non emettiamo più alcun suono, ragazzi. Quindi non sono una donna, impossibile. Allora, devo andare al bagno. Devo andare in bagno. Aspetta, a breve scopriremo la nostra identità. Restroom. Eccoci qua. Aspetta un attimo, che prima voglio portare. Ma baffa. Nah. Volevo lanciare il caffè al nostro caro. Perché dico, come cazzo fate? Avete un talento vero per le cagate. Allora, boh, a sto punto proviamo, vediamo. Bagno delle donne, o posso andare anche in quello degli uomini? Ah, abbiamo scoperto la nostra entità. Siamo dei maniaci sessuali, siamo dei maiali, dei porci che si avventurano nel bagno delle signore. Questo qua, questo mi sembra il più pulito. Beh no, il più caratteristico. To pull the toilet, sit down. Capito? Oi, oi. Ho fatto? Ma la 1, la 2? Com'è? Non c'è logica in questa cosa comunque, eh? Chi sono io? Ma che posto di merda? A posto. No, lo sciacquone non lo tiriamo? Beh, perché è automatico. Mi lavo le mani? Me ne lavo le mani, sì. Nessun jumpscare. La vita sta andando al meglio. Che è sto suono? Posso andarmene adesso? Dio santo Gesù. Come devo pisciare? I have to pee. Voglio diventare un'ape. Ragazzi, io non ho idea di come dovrei fare. I have to put the toilet seat down. Ah, devo chiudere la porta. Ma va a cagare. Tutta sta privacy, non c'è nessuno. C'è una barra. Una barra di intesa, guardate. Sto evacuando. Oh. È occupato? Chi è? Adesso l'ammazzo. Non me ne frega un cazzo. Non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Lo decapito con la sua, stessa scopa. Con gli attrezzi del suo mestiere. You almost give me a heart attack. Mi hai quasi dato un colpo d'arte. Wow, maham, sorry, I didn't know anyone was in here. Ma non è vero, non è vero. Ma hai sentito tirare l'acqua, lo sciacquone, pisciare. It's okay. No, mi hai fatto quasi venire un colpo di morte.
I'm sorry, should I knock before I came in, but there isn't usually anywhere here this late. Vabbè, ma doveva bussare, ma solitamente non c'è nessuno a quest'ora di notte. No, it's fine, you are just doing your job. No, sei fine, stai soltanto facendo il tuo lavoro. Yes, you should have... Sì, avresti dovuto sbattere. Again, I'm sorry. No, tu sei licenziato. Hai idea di chi conosco io? Sai chi cazzo sono io? What your first name? Perché sei così frustrato? Someone keep throwing coffee cups on the floor. Allora è tutta una vendetta. Qualcuno continua a buttare come si chiama, i bicchierini di caffè sul pavimento. Per tutto l'ufficio. Sta succedendo da settimane. Ah, questo è veramente scortese. Sono io veramente. Allora ragazzi, per me la sincerità prima di ogni cosa. Qualcuno ti ha cresciuto in una fattoria. There's trash can all over the office. Act like an adult and use them. Sorry, io non dico niente. Tu mi hai appena spaventato. Adesso ho il diritto di fare anche peggio. I need to get back to do it. Don't want to be here all night picking up coffee cups. Abbi una buona notte. Adesso commetto veramente un delitto. Bisogno di qualcosa? Just about done with my rounds. Mi ha spinto. Ma guardate, non apre le porte con la sua sola presenza. Talmente è potente. Questo è spavento, quest'uomo. Scusami, eh. C'è una macchia lì. Ok, e adesso qual è il mio scopo di vita? Needed to book to cabin. Okay, devo bucare alla cabina. Andiamo a bucare. Ti ha toccato, denuncialo? No, perché mai, ragazzi, assolutamente. Mi piace quando accade. Eccoci qua. Tanto lì degli occhi mi fissano nell'oscurità. Pronto? Hello? Hey, Harp, it's Mike. È Mike. Ehi, Mike. I've been trying to call your cell for the last 2 hours. It just keeps going to voicemail. Pensate, lui è l'unica persona al mondo che sa parlare. Gli altri sono muti, come avete visto. Ho cercato di chiamarti, bla bla bla, just keeping going to voicemail, bla bla. My phone been acting lately, my battery dies at the worst. Ah, ok, c'è morto il telefono. Starting to think maybe you were ignoring me. Pensavo mi stessi ignorando, awkward laughed. No, tranquillo, mi è morto il telefono, anzi a brevi funerali, no, it's even cut down a client. Cosa vuoi da me? What are you still doing at work? It's getting kind of late. Qua stai facendo lavoro, sta diventando abbastanza latte. Work has been overwhelming lately. More adjustment. E niente, sto facendo straordinario. That sounds rough. Good thing I called to cheer you up. Madonna santa. A che piano siamo? Così che se mi lancio sono sicuro al 100% di farla finita. About our trip. Did you get a chance to book the rental house? Just really wanted to see you. Rental house. Nora, chi è Nora? No, I'm going to do it after. Vabbè, lo farò dopo lavoro. I don't want to stress you out. Ma che cazzo? As long as you book it tonight, I think it'll be fine. Va bene. Hey, I was thinking since we both live in the city, maybe I could pick you up and ride together. It'd be nice to catch up. Sarebbe. It would be nice to catch up. A me il catch up non mi piace. No, lasciami per i cazzi miei. We live the good old days. Just a little bit of Mike and Sydney time before Nora gets Madonna there. Madonna santa, come cazzo. Sounds good. Sure. No, non posso dir di no. Vabbè, allora sure right. Secondo me più. I guess I'll let you get back to work. Non sbilanciamoci troppo, ragazzi. Vabbè. Oh, wait, one more thing. Dimmi. When you book the rental, please make sure to keep it under $100 a night. Ok, quando troviamo la casa per l'affitto, dobbiamo trovare una casa sotto i $100, vabbè. Nora and I were talking and she's been on a pretty tight budget. Ok. Va bene, posso per favore, anche a fanculo. Oh, finalmente in pace. Non gli ho detto manco ciao, che meraviglia. Intanto i americani non lo fanno. Allora, vediamo un po'. Rainbow Sheets. Eh? Vabbè, cacca arcobaleno, qui è dove sostanzialmente Apache Sin Velocity Grown browser, credo che Type Invader. No, aspetta. Vi è un gioco nel gioco. Che? Quelli sono alieni. Devo scriverlo? Bellissimo! È il gioco della vita! Non ce la faccio. No! Ah!
Dopo cerchiamo di masterarlo, ragazzi, e ce lo portiamo a casa. Start? Ma perché c'è un arcobaleno? Vabbè, browser, cerchiamo sta cazzo. Cosa devo fare? Ah no, ha scritto Cop TV. Sto scrivendo robe, ma viene fuori Rental Cabin. È una dittatura. Carina però come meccanica, ma detto questo gioco, cioè, sono stronzate, ragazzi, ma è intelligente lo sviluppo, non c'è niente da fare, è proprio bello, cioè ti tiene. Allora, cerchiamo la casa, Woodbury. Vediamo un po' se c'è una casettina sotto i $100. Beh, 350 a notte. Attenzione, giardino, cucina, TV, aria condizionata, spazio per il parcheggio, wifi. 249, non va bene. 249 per sta roba? Ma che è? La prima casa in The Sims? L'ho sempre desiderata io, una baracca del genere. Questi mi dicono che hanno il frigorifero. Beh, insomma, c'è la vista del lago, bello. 199, ma è ancora troppo caro. 99, top. Private cabin in Woodbury. Book cabin. Dovremmo vedere se c'è qualcosa anche sotto i 99, eh? Sembra eccezionale. Tre ospiti, due stanze da letto, due beds, 16 shared bedroom. Addirittura 15 bagni da condividere, perché no? Ah, basta, è così facile? È proprio un videogioco. I'm assuming you get hundreds, it's not thousands of stories sent daily. Eh? So give you a basic rundown of something that happened to me. I'm sorry if someone's written real, but... Eh? Che succede? Che accade, ragazzi? Ho fatto un patto col diavolo, che è successo? When I was in my early 20s, I worked at a big consulting firm in Sydney. Vabbè, quando avevo 20 anni lavoravo in questa società di consultazione. Life in the firm was constantly juggling deadline, clients meeting... Vabbè, insomma, lavorava duro. Which didn't leave much room for pleasure. Vabbè, quindi non aveva abbastanza cose da fare, insomma, per sé, per la sua vita sociale. The job paid well, il lavoro pagava bene, ma era sicuramente qualcosa che gli sforzava la mente. Sydney Harper and his sorty takes place during a Tuesday. One of college friends, Mike. Ah, quindi è un nostro amico del college, Mike, ok, che ci ha suggerito di andare a farci due giorni in Vermont. Which sounded like a perfect break for me. Questa musica è un mal di testa. È un mal di testa. Lo sentite? È un mal di testa. And my other friends Nora. Ah, quindi c'è anche Nora che viene con noi. Finirà malissimo. Il piano era semplice: ucciderli entrambi. Rent a small cabin, close your shift early Friday, leave and break Monday. Mike came to pick me up, bla bla bla. È a posto? Due giorni dopo, o meglio, due giorni pelle. Two days later. Che succede? Chi è che ha scorreggiato? Non sto... Come funziona? No, Afternoon, quiet today, eh? Nod. Non ti rispondo. I'm see you around, but haven't... Non ti rispondo. Decimo piano? Sono all'ottavo. A posto. Complimenti per la scelta... Ma va a cagare. Come faccio a tirar fuori il telefono? C'è un tasto per tirar fuori il telefono. Mi sono abbassato. Non è quello che dovevo fare. C'è un modo per... Ah, esco per leggere i messaggi. L'ascensore! Oh! M'ha preso il vestito! Chiudi! Cazzo! Scusate. Message Michael J. Carter. Do you answer the phone anymore? Mi lasciate in pace due secondi. Dimmi che non sei tu, Mike. Per favore, dimmi che non sei tu, Mike. Quello che avete appena visto comunque è il mio custode. È identico. È veramente Andrea, vero che è lui? È uguale. Vabbè, comunque. Do you answer my phone anymore? Call me please. Michael J. Carter. Potente, nome potente, ok? Ma I'm reading that night. Ricordo che tutte le persone che state vedendo in questo gioco, a parte le comparse, quindi anche questi personaggi, sono veri, perché questo gioco è tratto da una storia vera. Ragazzi, allucinante, eh? Allucinante. Tratto da una storia verosimile. Ma posso rispondere? Devo rispondere? Cosa devo fare? No. Allora, a posto. Mike! Guascone! Madonna santa, che ti è successo? Harp? Hug? Ma perché? No, no. Mamma mia. È lanuginoso come una pecora. Ecco, l'imbarazzante momento in cui ci fissiamo negli occhi. That's how you hug people? Sì, è così che io abbraccio le persone. Why don't you hug me like you miss me? Just a tease hug if you... Ah, volevo giusto vedere se non puzzavi o meno, giustamente. Questa è una classica. Fair enough, but for the rest of the record, I'm sure just for...
Ah, si fa la doccia occasionalmente. Nothing too good for Sydney Harper. C'è con Longs. Per l'occasione si è fatto una doccia. C'è incredibile, ragazzi. Comunque, vabbè. Nessuna braccia. You can just throw your stuff in the back and we'll get a... Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, ok. Sarà un ottimo weekend. Come le metto le cose? No, no, io non ho cose. Throw the back in... Ah, giustamente. Dove le metto le robe? Non ce li ho... Come... Non so che cazzo è il tasto per buttare... Oh, scusa, avevo caldo, mi stavo sventolando. C'è un modo per buttare... Dov'è la mia... Dove sono le mie robe? È bello qua. Le backrooms. Sono dentro? Ma come sono dentro? Cioè, vuol dire che devo tornare dentro a prendere le mie robe? Just throw your bags in the back and we'll get to for all. Vabbè, ho capito, ma non... Non ce le ho io ste robe. Schiaccio tutti i tasti della tastiera. Schiaccio il tasto di R, di robe. Che sta succedendo? Non sta accadendo, non sta funzionando. L'ascensore... È in ascensore? Dite che in ascensore c'è il mio bagaglio? Ma io che cazzo ne so, se non me lo dice il gioco io me ne vado, scusa. Ecco, qual era l'ascensore adesso? Ah. Ma se non me lo dicono, io che ne... Meno male che non ha chiamato nessuno, guarda, altrimenti... Comunque sei proprio un gentiluomo, eh? Una mano... Proprio per un cazzo. Ah. A posto. Alright, then, Harp, you need to... Let's do this! Scusatemi, ogni tanto mi faccio prendere. Eccoci qua. Lui si è teletrasportato all'interno della vettura. No, non l'ho abbracciato, ragazzi. Non perché puzzi, ma perché mi fa schifo proprio, come persona, come essere. Che diavolo? Era un regalo per il, dal mio coworker, Ricky? Buono, mi fa molto piacere, non mi parlare mai più. Ah, see the phone in the garage, see, l'ha trovato in un mercatino dell'usato. I can see a little bit of resemblance. Non indagare le emozioni umane, lascia perdere, non ti mischiare con queste creature inferiori. Beh, però è bello, eh. Stiamo andando a 50? È un po' tardino, dovremmo fermarci a dormire. Si è acceso un cespu... Che vuoi? No, sto guardando fuori, non sto guardando te. Non è strano? Non era strano... Cioè, sognavamo insieme di scappare via dal college e adesso eccoci qua. Sì, ma non, le due cose non sono correlate. Stiamo facendo una vacanza, cercando di scappare dalle nostre vite, nelle vite che avremmo sempre voluto. We couldn't wait to get into the real world. Funny how that's work. Divertente come funziona. Il cambiamento è difficile. Like trying to adjust the new job. Speaking of job... È vero, cosa stai facendo della tua vita? Oh, scusami, non... Perdonami, mi hanno inviato un messaggio. Rental cabin, allora, nearly 5 a.m. I haven't received... Stop... Mi è arrivato un messaggio dalla... mi è arrivato un messaggio dalla casa che abbiamo affittato. Se me lo fai leggere un attimo. Ti manca il college? Non... Sto impazzendo! Un attimo. Hai visto? Cosa? Hai visto lo scuolabus? Quale scuolabus? C'era uno scuolabus. È semplicemente un progetto. Ma che cazzo dice? Someone idea is turning into tiny home and wheels or something. I urge people to do that in the internet. Vabbè, vabbè. Questa è ma che paese è questo? Ma questa è follia. Confermatemi quando siete arrivati. Perfetto, perfetto, perfetto. Buono. No, stavano dicendo? Buono. Oh! La natura, eh? Oh, snap! Era molto vicino. È venuto fuori dal nulla. Siamo in mezzo al bosco. Mi sembra abbastanza... Più che altro sia noi che siamo in mezzo ai coglioni. Lo sai... ho letto su internet che i nativi americani quando vedono un cervo passare è un buon messaggio da parte dell'universo. Ma stai zitto, è meglio tacere, in alcuni casi è meglio tacere. Oh. Ah. È bello però, mi piace, mi piace. Da quanto ho iniziato a giocare? Ma saranno 30 anni che gioco il gioco della vita. Non posso fare qualcos'altro o... Adesso tiro il freno a mano. How far is now? Quanto manca? Un'ora? Un'ora e mezzo? Non possiamo fermarci da qualche parte?
kind of feels like we are traveling through an intergalactic space. Guidare in mezzo alla neve mi fa pensare di guidare in mezzo a uno spazio intergalattico. Beh, è vero, carina questa cosa. Che cosa intendi? Figa, una scema sta qui. Look at the way the snowflakes... Sì, lo so, dai, su, non c'è bisogno di spiegarmelo. È una bella fantasia, complimenti. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. È molto bello, buono. Perfetto. Ma non vedi che c'è questo imbarazzo incredibile tra me e te? Taci e basta. Che fantasia, vero? Vero? E l'hanno avuta tutti, ragazzi. Quando sei in mezzo alla neve, da solo, nudo, e urli, chiedi aiuto, ma nessuno ti sente. E poi un orso. Dairy Mart. Qui vendono latte. Yo Harp, check out, check that out. Cosa? No, si schianta. Cos'è? Che c'è? Oh madonna santa, ma non mi piace, non mi piace. La pizza da Bo, andiamo alla pizza da Bo. Buono. Apri! Oh, scusate. You know Harp, I gonna tell you this new GPS system and something else. Ah, quindi siamo negli anni 90, perché se ci sono adesso i GPS... Ok, quindi c'è il Tom Tom. This pizzeria is exactly where is the... Vabbè, perfetto. La pizzeria è comparsa esattamente dove c'è scritto sul GPS. Incredibile. È come vivere nel futuro. I'm so angry finché culita wall pizza myself. Cioè, sono così affamato da poter mangiare una pizza, tutta una pizza da solo. È normale, la pizza come cazzo te la mangi? Come se la mangiano gli americani la pizza? In due? Operation Pizza Pit Stop. Vabbè, usciamo, dai. Questo qua mi sta dando i nervi. Italian Pizza, Pub the People. Aspetta che faccio bancomat. Balance equity, bill payment, transfer. Vorrei prendere... Please select an account, check-in. Io ti direi... facciamo un $80, non si sa mai. Ah, ed eccoci qua. Ovviamente non la pagherò io la pizza. Me la farò pagare. Grazie, sì, ma i soldi? Oh, ha capito, starei facendo... Vabbè, paga tu. Ma ha mangiato... Sì, ma mi ha mangiato i soldi... Ah no, sono qua i soldi, ok. Ok. La carta, la carta. No, 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 fermo. Ferma, ferma. La carta, prendi la carta! Vediamo un po' il bilancio. Abbiamo $4,275 sul conto. Vabbè, chi se ne frega. Allora, ah, ci vendono il formaggio se vogliamo a parte. Veggie, ci vendono anche un vegano a $4. Salame, la specialità di Mosè. Mushroom 6 euro. Il calzone 5. Ma ha tenuto la porta aperta, che carino. Come in, Harper. Thank you, thank you, thank you. Ma quanta roba ha messo sta? Ma basta questo caso, basta. Cazzo fai? Cazzo vuoi? Oh. Ma che problema ha? Ma che... Ma è uscito dal bagno facendo... Si è lasciato andare. Allora. Come... Spegni sta roba. Eh? Questa è la classica musica italiana, no? Giusto? Non sono ferrato nell'argomento, ragazzi. No, basta. Dio! Ma con chi devo parlare qua per avere una pizza? Vabbè, mi siedo. Cosa devo fare? A sto punto. Oh, eccoci qua. Perché sono al tavolo dei bimbi? Che sta succedendo? Vabbè, niente. Ma non so cosa devo fare. Ma la fanculo. Senti, provo a ordinare... Oh, ha qualche cosa da raccomandarmi? Get the cheese. Prendi il formaggio. Just the cheese. Ha solo il formaggio? Ok. Scusa. Ma posso parlarci ancora? No. Formaggio. Che ha questo? Che c'è? Vabbè. Scusate, abbiamo fame, non è che potreste... cosa sta succedendo? Chi è che ho dietro di me? Com'è la pizza? È molto buona. Va bene, mi fa molto piacere. È la prima volta in quest'area? Staci, taci. Che è un barbone questo? E lei? Come stai, mio amico mio? Niente male. Te? Guzman can be a friend.
Sei qua per la pizza? Just looking for a little help. Sta cercando un aiuto. Ah, buona fortuna allora, buona fortuna. Com'è la pizza, signore? Eh? I blast of the can't run to the people. Ever bite reminds you of a story. No, 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 cosa ho fatto? Cazzo, questo mo mi tiene 4 ore. Just passing through, non mi interessa, non mi interessa. Exit, exit. Ma che è sta follia? Questo sembra un pezzo di film uscito da Tarantino. Allora prendiamoci una Red Cola, va. Sì, ma che giornata di merda. Mi ha mangiato la moneta? Ah no, ok. Hola. A posto. Ora, mi spiegate cosa dovrei fare per avere una pizza? Pronto? Evening folks looking for... Carving pizza tonight. Sì, mi piacerebbe prendere quella al formaggio. You fine folks, voi fini volpi, know what you want to eat? Sì, sì, sappiamo cosa voglio mangiare. Se me lo... Prendo 3 fette ciascuna. Pepperoni, cheese and veggie? Ma io vorrei... Prendo una cheese, me l'ha consigliata il tizio di là. Cosa vorrei per secondo? Ancora formaggio. E per terzo, di nuovo formaggio. È bello che sono intollerante al lattosio, quindi in macchina ci sarà da divertirsi. Qualche drink? Scopre già spizza. Ma una birra se c'è. Alright then, 6 hot slides coming right now. Perfetto. $22. Prego. Oh snap, ho lasciato il mio portafoglio nella macchina. Hai qualche soldo, Harper? Pay. Pezzo di merda, eh? Hai visto? Grazie mille, grazie mille. Il tuo ordine il 27 la chiameremo bla bla bla. Perfetto. Grazie, grazie, grazie. Ok, ok. Scusatemi, ma con l'arroganza americana eccoci qua. Stanno guardando The Office là dietro, eh? Che meraviglia. Ma che, sei costipato? Tutto a posto? Ma poi sei un po' storto, amico mio. Long sniff. Ecco, ci siamo, si droga. Smells a good in there. Sì, suona bene. Long sniff, long sniff. Non vedo l'ora di incontrare Nora perché questo qua mi terrorizza. Devo essere sincero. Ah, eccola qui. Toh, Nora. Che dice? Oh, you guys è morta? Hate me. I swear I'll get on the road as soon as I can, but something last minute popped up. No. I'm not gonna bore you with all of the details. No, ragazzi. The long and short of it is, one of my no. friends needs a last minute change. Their payments are about the only thing keeping the lights on. I hate to leave so late, but I've gotta keep them happy. Allora, a quanto pare Minnie ci sta dicendo che non può venire e la cosa terrificante non è tanto il fatto che stiamo da soli con questo tizio adesso, ma che lei abbia sta voce ed è nostra amica. Nora, please be careful, Adrian. Per favore, aiutami. Per favore, aiutami. Non posso inviare questo messaggio essenziale? Non è il codice di aiuto? No, scusami un secondo, Non posso. La musica, che fastidio. Sì, l'ho sentito il messaggio di Nora davanti a te, l'ho sentito. Senticcio. Si ritrova tutto nel libro di Confucio. Look like we should be late. Sembra. That's a bummer. I guess we have to start the fun without her. Va bene, iniziamo il divertimento senza. Cosa possiamo fare? Dimmi. Non fare finta che non sai di che cosa sto parlando. Cos'è, un remake di 3 uomini in una gamba? Ma che dice? Ma che ha detto? Ok, numero 27. Vado, Porca di quella miseria. Ma possiamo... Te la spacco in testa, sta... Niente, non continua, ragazzi. No, 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 no. No! Grazie, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Scusa un attimo, Allora, aspetta. Possiamo spegnere gentilmente... Che vuoi? Mi sono incastrato, aiuto... Ah! Ah! No, ti prego. Ok, questa è un pochino più tranquilla. Minchia. Niente. È impossibile stasera. Consuming. Non so chi sta mangiando chi. Se la pizza sta mangiando me o se io sto mangiando lei. Oh damn, this pizza slaps. Questa pizza ti prende a ceffoni. Can't believe Nora is missing out this bomb and pizza. Non posso crederci che Nora si sta perdendo questa bomba culo pizza. Lo so, vero? Ora per favore taci e mangiamo. Lo lasciamo la crosta. Eccoci qua.
Comunque la signorina c'ha uno stomaco di ferro, eh? You actually eat the crust. Certo, ho mangiato la parte più buona, non si spreca. Eat the tire. Mangerei anche il cartone se per questo. I guess you would really eat the peel of orange. Sì, mi mangerei anche il contorno di un'arancia, se possibile, anzi se ce l'hanno. Exit, exit. Fammi mangiare comunque, eh? Se permetti, ho lasciato mangiare te, tu magari fai mangiare me. Buono. Se, dato che mi hai rotto i coglioni, io a questa ce la lascio, la crosta, mentre l'altra la lancio fuori dalla fine. Ciao, cosa mi saluti? Basta che mi parli, che vuoi? Sì, ciao. I saw you up driving that nice old... No, ho bisogno di un passaggio, mamma mia. Not be a bother, but I was holding down to road myself. Ha bisogno di un passaggio, è palese. Seems like you have been doing the same direction. Stiamo andando nella stessa direzione, incredibile. You might find a hike ride with you. Chiedi al tizio, non è mia la macchina. Dov'è la macchina? Dov'è la tua macchina? We need a car when there... Che me ne frega di una macchina quando ho degli amici come voi che possono darmi un passaggio. L'arroganza, la perseveranza. So what do you say? Non chiederlo a me, non... No. No, non mi interessa. No, t'ho detto di no, basta. You ain't too kind, aren't you? No, non sono kind. Non mi interessa. Arrivederci, è stato un piacere. Tanto... Ma quello è il suo lavoro, scusami. Figa, non posso concentrarmi un secondo! È stato strano. Sì, ma tu non dire niente, non fare mai un cazzo. Intanto sono gli UFO che rapiscono le mucche di là. Mi sento male per quel tizio. Ma senti, ma sei scema. Prima gli dici di no, poi mi sento male per quel tizio. A cagare. Nessuna pietà. È sopravvivenza. È anche pirla lui che decide di farsela a piedi in mezzo a una tempesta di neve, ragazzi. Io non è che posso fare quel buon samaritano. L'altro giorno mi ha fermato uno per strada. Scusa, hai un cappotto? Ma che cazzo dici? Ma non sto scherzando, ragazzi. Ma che domande mi fai? Questo è Milano, comunque. Ma che domande mi fai? Fa un po' freddo. Ma che cazzo vuol dire? Ma poi posso capire se mi chiedi un euro, una moneta, un cappotto. Vabbè. L'ho derubato, ovviamente, di quello che aveva. Posso ruttare? Che carino, il ruttino proprio, che condisce. È lattosio, mi dispiace, chiedo scusa. Vediamo che dice no, va. Drive slow and don't worry, make sure ARP stays up, you. I let you in, eh? XD, cuoricini XD. E io rispondo ASDA. Perfetto. Buono, ragazzi. Sta andando tutto secondo i piani. Ah, ottimo. Se ti levi dalle balle, magari ce la faccio anch'io. È stato un piacere. È stato buono. We're ready to hit the road. Maybe we can beat the worst on the snow. Vabbè, perfetto. Dai, sì, magari ce la facciamo prima che la neve ci seppellisca. Are we close? Siamo vestiti? Let's see. Il GPS right should be about another hour. Perfetto, un'altra ora. Buono. Tanto me lo stai rompendo. Puoi farlo passare, per favore? True weather full. I'm going to drive. You can get a beer. Guidiamo noi, dai, si sta. I'm afraid of what kind of break you are going to give me, huh? Che stai dicendo? Avrai paura se non mi darai le chiavi. Fine. But that's the condition. Quale condizione? I get first choice of bedroom when I go. Ah, vabbè, sì, se vuoi. Sì, ma va bene. Facciamo che scegli tu la camera. La camera. Deve scegliere la sua stanza. Buono. Povero scemo, poteva chiedermi di tutto, ero costretto a dire di sì. Ah, che babalucco. Che bella macchina. Allora, mettiamoci all'opera. Guido io, ragazzi. State a vedere, un professionista. Madonna, che disagiato. Scusa, mamma. Ma parli di me o... Non lo so. 5:49, mamma. Good evening, Vermont. This is your... Oh, un po' di silenzio. No, non è terrificante, Dax. As we embrace the first snowfall of the season, there's nothing like a perfect song to set the mood. Chi è che ha acceso la radio nel mentre? Che è successo? È un segno di Dio? È questa la casa? Siamo arrivati? È questa? Non lo so, io. È questa? Non ho frenato. Do you want to take over? Ma siamo arrivati, è questa qua? I was out of practice when you drive. Ma che succede? Scusa, non so se sia questa la strada.
Ok. Sì, ma se non mi dite qual è la casa io vado avanti, eh. Sta rappando l'amico nel mentre. Incredibile. Ed è senza copyright. Allucinante, eh? Non ci crederesti. Oddio! Era la polizia? Ditemi che non era la polizia, per favore. No, no, va benissimo così, tranquillo, ci penso. Oh mio. Cerchiamo di evitare distrazioni, per favore. Eccoci qua. Sto guidando, a quanto pare, di pancia, come potete vedere. Bello sto ponte. Woodsbury, sarà di qua? Non lo so. Woodsbury, sì, di che? No, dov'è Woodsbury? Che cazzo deve andare? Non vedo niente. Woodsbury, sì, di qua. Let's go. Let's go, go, go. Sì, sì, mi hanno lasciato andare, ragazzi. Incredibile. Sono molto... attenzione, stavolta non sbaglierò. Taxi qua. Non ci credo. Beh, c'è civilizzazione. Slow. E invece... You should get in pretty close. Sì, sì, assolutamente. Ti ricordi l'indirizzo? Intanto stiamo guidando, eh. L'indirizzo è 241 Woodsbury Blvlblbl. Ok, allora 241. Vediamo se riusciamo a trovare un numero civico, perché io ciò che vedo sono lampioni della luce. E... ma dov'è? Dove dovrei vederlo il numero civico? Non è mica sulla... chiediamo ai poliziotti. Guidare nella neve non è uno scherzo, assolutamente. Ma scusami un attimo, eh. Ehi! Patente libretto. Pronto? Ah, sono quelle automatiche. No, non c'è il guidatore, è elettrica. Sei sicuro che puoi parcheggiare qua? Io posso fare quello che voglio, sta a vedere. L'ho fatto. Comunque no, adesso ci leviamo dalle balle. Dov'è? Minchia Gesù, sì, ho capito, ma non è che ogni volta che mi schianto ti devi girare. Va tutto bene. E questo è il 400, no? Non mi ricordo com'era fatta la casa, forse è quella lì? Che abbiamo tirato sotto? Cioè, ma c'è qualcuno nel bagagliaio? No, no, perché è un pick-up. Ma che cos'è sto suono? L'abbiamo forato? È questa la casa? Ah, c'è un benzinaio qua. Toh. Beh, almeno magari possiamo chiedere informazioni. Vediamo se magari sa qual è l'indirizzo. È chiuso. Che città di merda. Dove cazzo mi hai portato? No, non so se posso parcheggiare qui. Che è sta musica? Perché c'è sta musica? Che c'è scritto lì? Gesù? Set free. Sets free. Vendono Gesù, ragazzi. Gesù gratuiti, a quanto pare. Ecco perché si dice Jesus, perché è plurale, Jesus. Se no sarebbe Gesù, Gesù. Allora, vediamo un attimo se... Prego! Prego! Il limite è 35 comunque. Dino, fai guidare lui? No. Oh, Woodbury! Ah, cioè, adesso siamo entrati a Woodbury. Ok. Ah, c'è uno segnale di stop, quindi è una strada sola. Ah, sembra carino qua, dai, carino, ci sta. Bello, bello. Non va la macchina? Si è rotta? Oh. Qual è? Quella? Qual è? Non lo so, non so, qual è la casa? Questa? Non so quale cazzo è la casa. Perché non posso più? Posso andare avanti? Che sta succedendo? Ragazzi? Vabbè, allora. Posso capire tutto, però... Ma che fa? Perché la macchina va piano? Che succede? Forse perché siamo arrivati, deve essere una di queste case qui. Minchia Gesù. Madonna. Si sta ingolfando. Mettiamo un po' di musica, va. Ah. Non sta andando la macchina. Perché non sta andando la macchina? Ma non va la macchina, ragazzi. Step into my room. Era quella prima blu. Ah, è questa qua. Dovremmo esserci.
Buono, buono, buono. Intanto lui ha cambiato connotazioni, non era fatto così prima. Ma vaffanculo. Ok, ci siamo. Hola. Buono. Eccoci. I was a quiet little house in a quiet neighborhood. Buono, 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 buono. Sì, effettivamente è una casa carina, ci sta. 241. Ed è qui che siamo morti. Vermont Locks, intanto i miei bagagli sono già dentro. Old to slice, va bene. Ecco, qual è il codice? E chi cazzo se lo ricorda? Me l'avrà lasciato da qualche parte. Where is the codex? Non posso scriverlo. Codes? Non posso. Aspetta, ah no, è scritto lì 5176. 51, dove sono? Perché sono per terra? 5176. 5. 7, prossimo giro. 7, 6. Basta. Ecco qua, che bellina. Bom, è fatta. Prego, mi casa est mi. Tu no. Mise basta. Ciao. Ho detto fuori! Minchia. Che bellissimo posto. So che potevo contare su di te. Profuma bene. Buono. But I really need to eat the John. Eh? While I'm gone, you can put those grocery away. Should be enough space in the fridge. E certo, la spesa la devo mettere a posto io. I got it. Ho la gotta. Che è sta musica? Facciamo una roba. Allora. Immagino che io debba mettere la spesa qui. Ah, che carina la cucina. Che meraviglia, dai. È fatta. Allora. Dammi sto schifo. Ecco. A posto. Ah, toh, lo yogurt a lievito naturale, vedete? Incredibile. A posto. A posto. A posto. Buono. Olè. E ci siamo. Stasera ci si diverte. Cucina cosi, sì. Ho il goti, sì, sì. Dino, c'è un uomo al piano di sopra? Come c'è un uomo al piano di sopra? When sorry about that, Harp. Che è successo? Long drive and all that pizza really did a number on me. Che schifo. Beh, va bene, non ti preoccupare. This place looks cozy nice. Ma ha detto che ha sganciato la numero uno in bagno? It's nice. Sì, è carino, è carino, è carino. Non hai altro da fare. Toh, vai a esplorare la casa. Ti gioca con le chiavi, toh. I really need to pee. Devo pisciare, torno dopo. Poverina, lei non ha la vescica... I can go ahead, I'll start to... Perfetto, ci porto sui bagagli. Thanks, carri armati. Dov'è il bagno? Ma che meraviglia, che carino. Dai, bello qua, mi piace. Cos'è questo? Ah, le parole crociate. E qui il bagno? No. No. No, ragazzi, adesso il mio istinto di curiosità e di conservazione mi costringe a scendere per vedere se c'è qualche intruso. Ehi là? Ma voi siete scemi. Grazie, Sir Bianco. Con te ho scoperto un nuovo colore, il marrone. I couldn't? Non potevo aprire la porta. Non ho nessun accesso agli ospiti, e te pareva. Esploriamo il buio, dai. No, sembra non esserci nulla. C'è una cella refrigerante, immagino che qua è qui che troveremo i pezzi dei nostri corpi. Vabbè. Ragazzi, facciamo finta di nulla, dai. Non si accende la luce. Basta, ragazzi. Ma non seguite a ruota, non seguite a ruota. È la prima volta che mi sono spaventato in bagno. To smelled alone told me pizza really done number on my. Che schifo. Che schifo. Ma perché sta novità? Messaggiamo a Rick nel mentre. Sì, abbiamo fatto check-in. Abbiamo fatto check-in. E che ti devo dire? Sì. Yes. Come glielo invio?
Space to get up. Ma non mi... Non... Ah, forse devo cliccare qua? Però nell'altro gioco bastava che cliccassi e mi facevi in automatico la risposta. Stavolta non so cosa dovrei fare. Vabbè, non gli rispondo. Molto semplice. Messages. Oh, la madonna. Eva. Che cazzo è Eva? Ma chi è questa? Fuori dei coglioni. Michael J. Carter. A posto, l'ho già letto. Nora. Mi ciu ciu ciu. Can't wait to give you the biggest hug. Ah, questa è Nora. Ne ha proprio delle preferenze, eh? Incredibile. Possiamo andare al sito? No. Ragazzi, non, vabbè, facciamo finta di nulla. Michael Jackson. No, non è, ragazzi, una celebrità così importante. Che cazzo? Wow. C2 Crouch. E quindi? Ah, per guardare fuori dalla finestra? Ah, che bello. Se deve essere rotta la tendina, non lo so. Dov'è il nostro caro simpatico? I have to admit, but I didn't wash... You feeling better after the drive? Molto meglio, dopo questa corsa in bagno. Che, si muove adesso? Need to check out the place. Non ti muovere, mi metti ansia. Sì, dai, controlliamo il posto, dai. After you. Exit. Madonna santa, devi mangiare qualcosa per avere un po' più di consistenza. Ti vedo trapassabile, amico mio. Allora, abbiamo un bellissimo orsetto con la fotografia di... Boh. Il teddy bear, che palesemente gli occhi in realtà sono telecamere. Che è? Che succede? C'è un serpente a sonagli. Qui abbiamo... Non mi piacciono tutte queste finestre. Non mi... Cosa mi fissi? Ma guarda il posto anziché guardare me. Però è la seconda volta. You scared me. Mi hai scarnificato. Oopsie daisy, I didn't mean you. Ma vaffanculo, tu e il tuo mento. Welcome to my home sweet home. What a lovely young couple. No, non sei nessuna coppia qui, siamo solo amici, grazie. Oopsie daisy, silly me. We didn't expect anyone to be here. Non ci aspettavamo che qualcuno fosse qui. I was out looking for my cat early and I remember the TV has been on the freeze here. Ah, stava venendo a cercare, stava cercando il gatto, poi si è ricordato che la televisione era frizzata. Just stop, stop. Try to get to work and since the last few folks left a bad work for it. Ah, perfetto. They say treats your guests like family. Tratta i tuoi ospiti come una famiglia. My family doesn't go without TV. Tu non dire mai niente, non fare mai un cazzo, stai sempre fuori posto, mi raccomando. Speaking of that, parlando di quello, senti, va un po' più indietro, mi lasci un po' di spazio. Adesso che le nostre volpi sono qui, vi mostro un pochino la casa. Adesso? Sarei un cattivo padrone se non facessi questo. Facciamo un tour, va bene, facciamo un tour. Sì, se non spingi è meglio. Quanto è alto? Cos'è? Ma devo aver paura. Sopraffiamolo. E abbiamo fatto il nostro. Buono così. A posto. Due in un colpo solo, ragazzi. Allora, cerchiamo un attimino di capire. Toh, bastava spegnere la TV, visto? Non era difficile. Che? Qua non ci si può abbassare. Sono le 4:30 del mattino? No, del pomeriggio. Guardate questa catena montuosa. Però sembra una bella casetta. Ricordiamocela, ragazzi, perché quando lui ci ucciderà o ci cercherà per ucciderci, noi dovremo nasconderci qua dentro, eh. Io voglio dormire qui. Quella è mia, eh. Madonna santa. Fate una doccia, bla bla bla. Feel like you are breathing under a waterfall in the Amazon jungle. Buono, perfetto. The sink doesn't work. Non funziona il lavandino. Perfetto, perfetto. Non funziona un cazzo il lavandino, la TV, il gatto. I'll get you fixed on the real soon. Non mi interessa. Let me show other bedroom, bla bla bla. Exit. Sì, io dormo qui, io dormo qui.
piccola, accogliente. Posso farmi un fruttino. Guarda, è veramente una bella visuale. Ti deforma ancora più del necessario, eh. Faccio... continuo il lavoro che hanno fatto i tuoi genitori. Questa è casa mia, decido io, l'ho pagata io. Quanti I'll show you deck. No, non mi interessa, non voglio giocare a carte adesso. Follow me now, please. Oh, madonna santa. Non ci pensare nemmeno, eh. Toh, ho vinto. Oh, arrivo, arrivo. Ah, i ricami. Ma che è l'entourage? Ma non sto capendo io. Dove è andato? Ma che è? Ah, bello. Ma che è sta musica? È tutto così bello. Perché sta musica? Guarda, c'è anche il coso da basket. Holy smokes. This is incredible. Definitely o incredibly cold. No, è vero, è bello. Mi piace. Fa piacere. Questo è uno dei miei posti preferiti. La bellezza della, della vista. It's a great spot fishing too. Ah, cioè, si può pescare, bello. Voglio andare a pescare, andiamo a pescare domani mattina alle 5. Vediamo se c'hai voglia. Let's stay back before the cash. Voglio andare a pescare, andiamo a pescare. Ma dov'è che è il lago, scusami? Dove pescate? Nei ghiacci? Come? Se ne vanno. Molto cordiali, molto gentili. Ah, santo cielo. Ha le stesse mani di Andrea, guardate. Quindi? Questo è lo storage room. Sì, non c'è bisogno di entrare nella stanza per farmela vedere, eh? Se hai bisogno di qualcosa, strumenti o coperte extra, le trovi qua dentro. If the power even goes out, you can use this flashlight over my ride. Ah, perfetto, c'è anche una torcia. Durante queste tempeste succede spesso. Grazie mille. Thanks, carri armati. Alright, folks, let's head downstairs now. Ok, volpi, scendiamo ai down di sotto adesso. Dov'è la torcia? Eccola qui. No, cazzo che reminiscenza. Sì, arrivo, arrivo. Torno subito. Ma capite con chi sto dividendo in questo preciso istante il mio tempo? Con chi condivido l'ossigeno? Guardalo! No, ragazzi. Ma scendi, cretino! Oh. Alright, folks. I see you already stocked up the fridge without some tasty food. Hai visto? Hai visto? Abbiamo riempito il frigorifero con dei buonissimi piedi. You see the knob? There are knob for more clothing, then down to the... Va bene, perfetto. I tend to keep it down low in the winter, the bills get out of control. Vabbè, perfetto, abbiamo anche la stufetta. Speaking of the winter, better show you folks to the water heater. Ma basta, che me ne frega del boiler, dai, è un boiler, scalda. No, aspetta, dove ci sta portando? Ci sta portando dove penso io? Sì. Sì. Ah, quindi qua sotto c'è il boiler. Ma in questa stanza? Eh? Dimmi. Nothing to worry about down there and just water heater and some holes. Vabbè, c'è soltanto roba da garage, sostanzialmente. Se smette di funzionare, schiaccia il tasto, il bottone. Il pilota, la luce si accenderà, bla bla bla, e dovrebbe tornare tutto operativo. Quale bottone? Quel bottone? O questo? Ma fammi capire le cose! È finita. Ma che è? Goodfellas, guardali. Ma cosa succede? Quei bravi ragazzi, mi volete picchiare? Cosa c'è? What's the deal with the room? Ah, cosa succede in quella porta, così dietro quella porta? Niente che dovrebbe preoccuparvi, con quella faccia, guarda. Utilizzo questo come si chiama? Sottoscala come il mio magazzino. They really got to keep upstairs. Vabbè, perfetto. Sono semplicemente curioso. Let's move on. Eccoci qua. È altissimo. Did you mention, well, no, maybe I gotta keep out myself, eh? The fellas I bought this house from, well, told me his mother died down here. No. La madre è morta qua sotto, in una condizione abbastanza... diciamo una sorta di sindrome. Non ho capito, la madre è morta down... Vabbè,
Some guests have reported hearing voices at night. Bene, ci sono dei suoni la notte, qualcosa di spaventoso. Niente di spaventoso, per carità, mai spaventoso. Buono, mi fa molto piacere. Ecco, dimmi se non è spaventoso. Perfetto, non ti pago. Come la mettiamo? The looks on your face. Sto scherzando. Perfetto, buono, grazie mille. No, stai... Alright, folks, so starting up, I'm gonna turn the road. Gotta find the damn cat. Deve trovare il gatto, bene. Carro armato per showing you around. Grazie mille, è stato un piacere, arrivederci. By the way, dimmi. What was the name of the book? I'm just getting the old. No, questo non è il questo ragazzi non è il proprietario, ho fatto qualcosa ai proprietari. Vabbè, mi chiamo Sydney. Ah, Sydney, that's right. Questo è destra. Pretty name for a pretty girl. Ti fracasso di mazzate. E se ne va attraversando un portale. Sì, è molto strano, effettivamente. Non è strano come te, ma è molto strano, sì. Comunque è il bue che dice cornuto all'asino. Anyway, let's go to see there is anything good in TV. Non c'è niente di buono in questa televisione. Cosa pensi che ci possa essere? Cool and find something to watch while you're in there. Perfetto. Chaco, let me know if you feel you're right under a waterfall. Oh, madonna, son. What a weird guy. Vabbè. Vado a farmi una doccia, eh? Da solo, eh? In pace, eh? Ancora? Ma cosa c'è? Scusatemi, ma cos'è sta roba? She's going through a tough time right now, but she makes the effort to come to the coffee breaks and she participates. I can see that it's doing her good. Ma l'impegno che ci hanno messo per far sto gioco, ragazzi. Cioè, ma è fighissima sta cosa. Ma guarda che come sover. Ma cosa succede? Ma è incredibile. Janet, fuck you Janet. Print in silence, tranquility awaits you. Pansy Sonic, sorry to have disappointed your mom. I'm coward. Ma cosa sta succedendo? Ma è bellissimo, ma era uno spot televisivo. Credo si sia spenta, eh? Catatonico il ragazzo, va bene, tutto a posto, è tutto nella normalità, niente di strano, per carità. C'è un ratto morto lì, ma va bene. Facciamoci sta dannata doccia. Allora, la doccia era di qua. Tutto aperto mi inquieta, però. Allora, a quanto pare qua. E la madonna che mi farò la doccia. The shower door was open. Minchia, che palle. Eccoci. Cioè, se per questo abbiamo ancora sopra e addosso i vestiti. Però facciamo i puntigliosi e rompiamo le balle. La porta della doccia è aperta. Domanda. L'abbiamo fatto? Come cosa, ragazzi? Intendo urinare nel box doccia. Adesso ci asciughiamo con i vestiti addosso. The tap... Ah, è vero, la cosa non funziona. Buono. Vabbè, non devo utilizzare nulla, a quanto pare. Basta jumpscare, eh? Qui è molto bello. Qui mi piace particolarmente. Porca di quella miseria lurida! Opportunità che mi hai dato, grazie mille. Chiudi a chiave, veramente bello, sì. Ma adesso con estrema calma direi di procedere. Ah no, ho sbagliato strada. Vabbè. Intanto, dopo una doccia calda, che sarà mai la tormenta a meno 10 gradi? Ehi! Ma porca! Ma che? La prende per il culo? Ah, a posto. Non c'è nessuno nell'armadio, vero? Tra l'altro qua. No, di nuovo no, ragazzi. Sì.
No, di nuovo no, sì, il cazzo. No, ancora no. C'ho ancora i traumi, c'ho ancora. Vabbè, accadrà qualcosa di importante, suppongo. Io non posso, non posso crederci, non posso crederci. Sta andando a prendere la cena. Sanpei. Senpai. Now that you have mentioned that will be a pretty epic addition to the trip. Sì, no, peschiamo, cioè, ci sto. Hell yeah, follow me, there is a round rod in the shed, so we can both give it a shot. Buono, buono, molto buono. Alla faccia. Complimenti, comunque. Perfetto. Allora, dov'è il lago? Dove si pesca? Ma lascio le impronte? No, perché non esisto, sono il fantasma del passato. Do you want to grab the other fishing rod, Harp? Sì, se mi dai un secondo, grazie. Adesso prendo tutto quello che avevo bisogno. Serve però un'esca. Kill a recipe for a baker carp. We'll need to catch the carp through, you need to have the challenge. First things first, we need to write bait for the crab, the carp, the crab, stavo dicendo. Check out this bait information board. Sì, fammi... whatever you have ready, carp... please don't make me remind... rhymes with me name, my name, let me... Ah, perché ha fatto la rima con il nostro nome? Ah, perché carp, harp? Centrerò il tuo occhio con l'amo della canna. Allora, la carpa dov'è? Small bass, dov'è la carpa? Non la vedo la carpa. Goldfish? Goldfish, ma che? Common carp, ok. Serve il golden lure. Serve il lurido dorato. Sì, ma puoi anche andartene. Com'è fatto il lurido dorato? Golden lure. Golden lure, golden lure. Golden... è questo il golden lure? Need to touch a lure bait. Non so dove cazzo è la lure bait. Ah, qua forse. Golden lure. Ho vinto. Che ho buttato giù? È il vecchio? Che è successo? Tanto la musica che ci delizia. Put to an hook. Subito. Ecco, guarda che c'è il vermicello appeso lì. Ui! Guarda che bello, dai, ma che bello, ragazzi. Ma io voglio vivere qui. Se non nevica Natale, veramente. Mi incazzo con una bella. Spero che queste carpe ci mordano oggi. Basta un calcio, basta un calcio. Spingilo nel torrente e guardalo andare via mentre grida aiuto e soffoca. Ah, ma che meraviglia. Allora, to cast, to put the hook, space to... ah, c'è qualcosa che non... c'è già pescato questo. Non ci credo. No, aspetta. Ma che cazzo. Bait. Ok. Boh. Ma mi piace tantissimo, è la vita che voglio. Come funziona? No! Come si fa? Non sono capace! Ma non mi hai spiegato! Looks like the fish are putting up the... E come? Allora, aspetta. Allora, adesso lo faccio, ce la faccio. Me la porto a casa, ragazzi, ve lo prometto. Farò del mio meglio. Ah, ce la facciamo. Mi ricordo un gioco horror con un pesce simulator. Con la pesca simulator. So benissimo di quale gioco tu stai parlando. Ma come funziona? Devo premere? Ma se non mi dici i tasti che devo premere? Bad day for fishing season. No, 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 no. Io voglio tornare a casa con un pesce. Non me ne frega un cazzo. No, 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 no. Che fai? Siediti e pesca. Sta donna senza pazienza. Ok, abbiamo la bait, lancia la bait. Eccoci qua. Sì, devo usare i tasti, ragazzi. Perdonatemi, pensavo di utilizzare il... dover usare il mouse. Olè. Dove vai, bastardo? Vieni qua. Minigioco dell'anno. Vieni qua. Ah! Common carp. Che faccia che c'ha. Throwback. No, oh, mia, che cazzo, ho faticato per averla. There is one carp, there is one. Dove c'è una carpa c'è un'altra? E che stiamo aspettando? No.
Adesso vado a riesumare un cadavere della mafia. Eccoci qua. Che cazzo è quello? No, aspetta, c'è un individuo poco raccomandato. Sto vincendo palesemente, ragazzi. E mi porto a casa un'altra carpa. Boh, direi basta, no? Just one more black carp. Ma come un'altra carpa? Ma quante cazzo ne devi prendere di carpe? A parte che tu non hai già pescato. Ma abbiamo un cesto pieno di pesce, siamo in due. Un po' esagerato, no? Vabbè. Ma poi che stai... Che pesce ha tirato su questo? Ah, no, è la sua esca, non è il pesce. Ma è uno sfigato. No, via. No. Sì? Ok, no. Dove vai? Vieni qua. È difficilissimo, ragazzi, eh. Ma è impossibile. Perché quando gli do il comando destra-sinistra, continua ad andare la lenza. Non è un pesce, è un kraken. Impossibile, non si può fare. Ho appena capito che non si può fare. Oh! No! Che dai, bastarda! Ma non si... Aspetta! Aspetta che è scema! No! Sì, ho vinto per forza. Dai! Andiamo! Non così! Non ora! No! Dai! Mi sta venendo i calli! Sì! Aspetta, è fatta! Ma come cazzo si fa? Ma è impossibile! Ma vaffanculo, dai! Ce la posso fare, ragazzi! Ho solo bisogno di un candelotto di dinamite. Oh, ce l'abbiamo fatta. Throwback. Vomitala fuori. Let's do it. Maybe in a little while. Alright, Arp, looks like we got to the camp. Do you want to head back and throw this in the heaven for dinner? Sì, dai, mangiamo, eh. Se no, non la finiamo più. Eccoci qua. Molto bene. Intanto c'era un uomo che ci guardava, ci spiava dal... Però vabbè, non importa. Ma la canna da pesca dove l'hai lasciata? Ma che è sta musica? Perché c'è sta musica inquietantissima? È una delle ambientazioni più tranquille e rilassanti al mondo. Cioè, guarda, c'è pure il camino qua. Non può accadere letteralmente nulla di male. Letteralmente nulla di male. Ragazzi, ovvio che mi raffreddo. Mi è venuto il raffreddore perché mi fa pescare senza giubbotto, senza niente. Ma sta roba la posso mettere da qualche parte o la devo tenere in mano? Ah, facile, spegni qui. Buono. Ciccio? Com'è che si chiama? Qua c'è un quadro. È un quadro? Era un quadro. Eccoci. Frigorifero, però. Si chiude il frigorifero, eh. While I'm cleaning the fish, do you mind peppering the marinade? Prepariamo la marinata, ci penso io. Ok, prendi la ciotola, ci infili dentro della pasta di ginger, che dobbiamo trovare una dei capelli rossi, ci dobbiamo fare la pasta, dell'olio da cucina, black pepper, quindi del... Salt Italian, attenzione, una bella cosa italiana, paprika e yogurt. Honey, praticamente tutto quello che abbiamo comprato. Puoi ripetere da capo tutto quello che hai detto? Allora, immagino mi serva questo. Salt. Allora, vuole un assalto, dov'è il sale qua dentro? Beh, partiamo alla grande, direi. Il sale dove cazzo sta? Il sale è qua, questo è il sale. Salt, buono. Ah, con tutta la confezione, giusto. Black pepper, eccolo qui. Poi Paprika, dov'è paprika? È questa paprika? Paprika, incredibile. Italian seasoning, dov'è l'Italian seasoning? Questo è ginger, ok, questo? Aspetta che non so, questo cos'è? Italian seasoning, ok, ci siamo. Poi cosa serve? Ho rotto tutto, ginger garlic paste, eccola qui, è questa, no? Sì?
Olio d'oliva. Dov'è l'olio d'oliva? Olio d'oliva extravergine. E lo yogurt. Lo yogurt che dovremmo avercelo qua. Eccolo qui. Frozen yogurt. Alla grande, alla... Lo yogurt? Dove è andato? Dove cazzo è andato? È finito nel trita rifiuti? Che è successo? Ma cosa... Com'è successo? Ci siamo scambiati i ruoli. Cos'è il gioco delle sedie? Do you mind throwing the fish on the marinade in the casserole loyal while you chop those veggie? No, ci penso io, ci penso io. Allora, lui choppa i veggie, io intanto butto il pesce. Allora, prendiamo il pesce e lo mettiamo qua dentro. Prendiamo un altro pesce e lo mettiamo qua dentro. Prendiamo il pesce. Ah no, dobbiamo mettere le... Cos'è che vuole adesso? La marinatura. Che schifo. Cioè, sembra buono, a dire il vero. Il problema è lo yogurt. Could you add the veggies? Non puoi farlo tu, che le hai tagliate tu. I really need to go 30 minutes at... vabbè, 30 minuti a 400 gradi. Buono. A posto. Dov'è il forno? Eccolo qui. Alla grande! Adesso ci esplode. Questa merda avrà un sapore incredibile. Ah, carpo, ho letto crap. While we wait for this to cook, how about we play some board games? No, i giochi da tavola, no. Ma non possiamo andare... Ma fai altro, non vai a carvare il tuo nome su un tronco di un albero. Che cazzo ne so? I saw some in the room next to the living room. Vabbè, e giochiamo... Ma quale hai visto intanto? Che gioco è? Just grab whatever catch you eye and... Ok, vabbè, fammi andare a vedere. Ci sono dei giochi da tavolo. Beh... Intanto chiudiamola qui, che dite? Giochi da tavolo, giochi da tavolo. Giochiamo a tocca al fuoco, che dici? Ti piace? O punzecchia l'amico, che cazzo? Ah, qua c'è una stanza. Ma che cazzo è sto posto? Un dino. Non mi piace. Stiamo per prenderci un jumpscare. Stiamo per prenderci un jumpscare. La tavola qui. Sì. Mia. Guarda che ho trovato! Facciamo le charade. Ti piace? Sì, sì, è una Ouija board, eh? Holly una volta mi ha detto che è riuscita a contattare il padre di suo... Vabbè, suo nonno, grazie a queste tavole. Non posso... Non credo a queste balle spirituali. Remember you did the acting weird about the basement? What you try to down... Oh, sì, facciamolo sotto. Ci sta, magari risvegliamo il cadavere di quella donna che è morta. All right, let's go. È una bellissima idea, non vedo cosa possa accadere di brutto. Contattiamo il paranormale. Eccoci qua. Attenzione agli spy, ai ragni down qui. Dov'è che dobbiamo farla sta tavola? No, solleva con le ginocchia, non con la schiena. Spirit Link Games. Hai perso l'uso delle gambe, che è successo? Vabbè, non facciamo finta di niente. Sai cosa renderebbe questo tutto più spaventoso? Non lo so, forse un jumpscare da parte della chat. Let's turn off those lights and see these things really works. Oh madonna santa. Vabbè, intanto appoggia la scatola. No, devo spegnere le luci per vedere se sta roba funziona. Non vedo niente. Dove sei? Perché è illuminato dalla luce del diavolo? Do you know this works up? Sì, so assolutamente... No. Ecco come funziona. Non credo a queste cagate, però so come funziona. Metti il piede sulla placchetta... Il piede, il dito sulla tacchetta... Sulla placchetta... Ci siamo capiti. To ask a question of the spirit if there is... vabbè, devi rispondere con sì e no, bla bla bla. That's how cold told me. Va bene, allora, io direi con... One more... Never take your finger off le planchette until you say goodbye. Otherwise, we might stick out of some... Vabbè, praticamente gli spiriti rimarranno incastrati insieme. Stanotte verrà commesso un secondo omicidio. Che sono ubriaco, che succede?
Are there any spirits what want to talk to us? Do you want to us to leave? Can you see us? Ci sono degli spiriti che vogliono parlare con noi? Sta scrivendo qualcosa? Perché non è che siamo... Sì. No. Ragazzi, basta! That was... No, non ero io, non ero io. I got one too. Go ahead. Eh? Was the afterlife treating you badly? Sì, rispetto... Non sto mica capendo. Ah, ha chiesto al tizio come sta nell'aldilà. Adesso alziamo la testa e non ha più la testa. Alziamo lo sguardo e scopriamo che magicamente qualcuno gli ha strappato la faccia. Con chi sta parlando? Sta parlando con gli spiriti. Did you live in this house? Qual è il tuo nome? Brutta domanda da fare. Sei amico... Are you friendly? Grande classico. Attenzione. Certamente. Adesso risponde carri armati. Quando alzeremo la testa? Prima o poi comparirà qualcuno qua. È il mio turno, bene. Che spavento. Give us a sign. Facci sapere che sei qui. No, 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 no. Stai giocando col fuoco, amico mio, col fuoco. Eccoci. Dai. No! Dove cazzo? Ehi! Ehi, cacca sotto! Corri! Le carpe nel forno, porca puttana! Come was cooking... Ma sei un deficiente, però! È successo qualcosa di... Una merda spaventosa down there, Harp. Eh sì, lo so. What's weird? The weird part is that you dicked me. You mean weird too? Sì, la cosa strana è che mi hai lasciato lì. Saremmo dovuti morire insieme, perlomeno. What the hell, Harp? I figured you would move your ass too, bla bla bla. Non sapevo che non avresti mosso il culo. Well, it would have been nice if you had checked. Vabbè, stiamo zitti, va. I don't understand why you are wearing right behind me, Sidney. How is this my fault? Non mi interessa. Whatever, whatever. Vabbè, torno in camera mia, va? Sì. Sì. Ma perché è sceso col piatto di trote in cantina? Ma è deficiente. Sì, guardiamo la televisione insieme, dai. Let's do it. Con calma, meno entusiasmo. Sure, sure. Che? C'era un pulviscolo, era un segno, avete visto? Un evento paranormale. Cazzo si è messo. Solo per te il piatto, vero? O c'è il piatto anche per me? Io sono... Chi sono io? Aspetta. Ecco qua. Grazie mille, eh? Addirittura col limone. Però, ragazzi, ripeto, sembra buono. Se tralasciamo il fatto che abbiamo utilizzato lo yogurt per fare questo pesce... Sì. Devo dire che ci può stare. Space to get up. We have to watch TV and... quindi? Niente, devo accenderla io la televisione. Mica, ma non fa proprio un cazzo questo, eh? Che culo. Meno male che è caduto in piedi. C'era un 50-50 di possibilità, ragazzi, che si ribaltasse. Dov'è il... Ah, sì. Spavento. Ah, yes. The cocoa beans need to be blended into the sauce with a little bit of vinegar. Gotta keep that fancy flavor. Paese che trovi.
Usanza che trovi. Buonissimo, buonissimo. Come? Here you are, anyway, listening to my cooking instructions. Buono, this buono. Is the brain of Maio. The mayonnaise. We gotta inject it with a little anesthesia to oh, make hai sure sentito? It doesn't revolt against us. Questo è andato, questo adesso va in coma dal cibo, non lo sveglio più. Meglio, meglio, meglio. Un horror dentro l'horror, sì, sì, guardate che roba. La parte più buona è la testa con gli occhi, giusto? Ma come gasoline soaked ramen? Harp, that was some dang dang fine food. Twice goose as we carved the fish. Era buono, no, era veramente buono. Dai, buttiamolo lì. Alla fine l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo pescato noi. Deve essere per forza buono. Era una merda. Comunque, I need to check my emails real quick. Left my laptop upstairs. 2 years taking my break from work. Pensavo prendessimo una pausa dal lavoro. Non è lavoro, sto aspettando una. Ah, qualcuno deve sta aspettando la consegna. Per il suo nuovo DS. Bene. Vabbè, io pulirò qui. Ma che sta dicendo questo? Intanto noi sbaracchiamo. Mamma mia, come sei molesto. Allora. Quindi io rimango al piano di sotto, eh? Il piano più vicino. Il piano più vicino al seminterrato, eh? Allora io sto qui da solo, eh? In balia degli eventi paranormali, eh? Ma cazzo, era lui il piano di sopra. Allora è fatta, eh? Niente di pericoloso, eh? È tutto ok, eh? Non dovrei aver paura in questa casa, ragazzi, voglio dire. Consideriamo i fatti. I have to get the plate. Sono qua i plate. Dove devo metterli i plate? Intanto qua magari chiudiamo, che sennò il pesce va male. Ma non c'è una lavastoviglie? Sì, no, beh, c'era già la lavastoviglie a quell'epoca. Vabbè, facciamo così, va? E non ci pensiamo più, eh? Un po' come io con i calzini. Che li lavo a fare? Li butto e ne compro degli altri. Allora, immagino debba lavarli sti cazzo di piatti, però devo buttar via l'immondizia. Come la... butto via l'immondizia? Intanto c'è un piatto per te. C'è un piatto per terra. Hop! Olè! Had to get the plates. Ma adesso lì i plates. Ma metti la riva. Incredibile. Ragazzi, non ce la faccio. Si lava a mano, eh? Ho capito. Non riesco. Non ce la faccio. Che vi devo dire? Sono le 23. Perfetto, Andrea. Fammi un attimo pulire i piatti e ci sono. Capisci come cazzo funziona? Forse devo aprire prima l'acqua. Non va. Ma ragazzi. Sono eccezionale, eh? Come dovrei fare? Perdonatemi. C'è un altro piatto? Ma dov'è l'altro piatto? Ma eravamo in due. Chi sarebbe l'altro piatto? Un twistone narrativo incredibile. Il pattume sotto il lavandino. Eh? Ah, ok. Qua devo buttare il pesce. Chi cazzo l'aveva visto? Non sto funzionando. Non sta andando comunque, ragazzi. Non posso selezionarlo. Forse mi devo abbassare, aspetta. No, magari qua. Avete idea di quanto mi sta prendendo per il culo il fantasma in questo momento? Cioè, palese. Prendili insieme. Ah, ma che cazzo. Ma scusa, ma non me lo può dire il gioco. Ma io cosa cazzo ne so, scusami. Dishwashing. Un po' come il body shaming. Ok. A posto. E mo? E beh? Leggiamo i messaggi, ma mettiamoci nell'angolo dell'invincibilità prima.
I think there is some under my bed right now. Eh? Can you come upstairs? Come c'è qualcuno sotto il mio letto? Allora, se io salgo su ed è un altro jumpscherino per farmi lo spaventuccio e farcisi quattro risate, così nel mentre abbiamo, ha anche avuto la scusa di farmi salire in camera da letto sua? Beh, è un genio. Andiamo. Ci prendiamo un jumpscare? No, se andiamo con la consapevolezza di noi. A parte che non so dov'è camera sua. Beh, sicuramente non dorme nel ripostiglio. Walk slow. Don't make a sound, walk slow. Ma che cazzo dice? E là. Ehi, ma è andato nell'altra stanza. Pezzo di merda, quella è camera mia. Lo sapevo che finiva così. Non fare un suono, cammina piano. Abbattilo, 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 per favore, abbattilo, abbattilo. What the hell, Mike? I totally got you. Ma va a cagare, va. What's the fun, was it? Sì, è stato divertentissimo. Addormentati, dai. Addormentati, chiudi quegli occhi stanchi, lasciati andare al sonno. Ci penso io al resto della casa. It's not cool, non è un culo. Come on, it was just a joke. No, non è, cioè, no, non mi sto divertendo, è la seconda volta. You wanna go for the next round? Prossimo round? How about a game to hide and sex? And seek, scusatemi. No, non mi voglio nascondere e ammalarmi. Non... I get back you to... No, ma siamo venuti qua per far questo, capisci? Per giocare a nascondino. È proprio un fratellino speciale. Alright, you are on. I'll count you to 10. Siamo stati appena violentati. Ragazzi, lo continuiamo la prossima volta. Tra l'altro c'è un dettaglio molto carino che non vedete perché c'è la webcam, ma abbiamo il campo della chiamata che non va e siamo tipo a una... Questo va bello, tranquillo. C'è il campo della del telefono, guardate, aspetta, ve lo faccio vedere. Non posso, perfetto. Come faccio ad uscire da C2 Crunch? No, per l'amor del cielo, che si fa strane idee. Strane ed incredibili idee. Intanto gli spio le mail. Ma Google? Attenzione. Come faccio ad uscire? Scusatemi, non posso uscire. Dovrebbe essere... No, non è star... Ma perché me lo devi far chiudere così? Non mi piace chiuderlo così. Vabbè, sti cazzi, nascondiamoci al volo. Rapido e indolore, tranquilli. Basta che segui le porte aperte. Mi starà cercando? Non mi troverà? Rimase chiusa fuori, morì, congelata e assiderata. Ha detto nel basement, Dino? Ah, devi nasconderti nel seminterrato? Perfetto. Direi che possiamo chiuderla qui, ragazzi. Lo continueremo la prossima volta, che sarà... domani. Non me ne frega un cazzo. Domani lo continuiamo perché è gioco dell'anno. Gioco dell'anno. Domani alle 21:30 siateci per il continuo di Fist to Phantom. Cosa succederà ai nostri incredibili ragazzi e alla nostra cara Sydney, si chiama? Non mi ricordo più. E al nostro caro Storpio. Che cosa accadrà? Che cosa accadrà in questa casa nell'accomodante Woodbury? E speriamo che non ci scappi il morto. Non sia mai. Bello. Io sono già felice così e soddisfatto così, comunque, veramente una figata. Intanto facciamo gli auguri a Simsimi che fa gli anni, grazie per i 7 mesi, incredibile. 3 ore horror, volete la 3 ore horror? Dai, vediamo se si può fare, lo organizziamo, se riesco, ragazzi, volendo facciamo la 3 ore, però non garantisco.
che sono un po' incasinato con gli orari. Allora, voi di TikTok, se volete venite qua su Twitch, adesso ci facciamo le nostre chiacchiere come al solito, e niente, voi di Twitch, se volete, andate su TikTok, non lo so, fate quello che volete, siete liberi di fare ciò che volete. Allora, chiudi qua, a posto, è fatta. Buono, buono. Perfetto, non si è buggata la live. A che ora si fa? Allora, ragazzi, solitamente andiamo in live alle 21.30, sempre. Però, se facciamo la 3 ore, alle 20.30. Però, ripeto, la 3 ore lasciatela perdere perché non è sicuro. Io domani ho un sacco di roba da fare, quindi non lo so. Sicuramente alle 21.30 siamo in live e continuiamo come ogni sera alle 21.30 in prima serata qui su Coop TV, First to Fatum, Woodbury Getaway parte 2. Io sono strafelice, veramente, sto gioco lo aspettavo da una vita. So che sembrano cazzate, perché magari per chi non è avvezzo a sti giochi, non gli interessa, eccetera, o non capisce, non conosce lo storico del canale, può sembrare un giochino horror come un altro, però... Ripeto, è tutto il gioco. Il fatto che abbia lo stile PSX, quindi disturbante con queste facce stampate, il fatto che sono storie tratte da una storia vera, simile, il fatto che ci siano dei minigiochi sempre interessanti, che giungano sempre nuove dinamiche e che le storie siano sempre accattivanti comunque, perché non è mai la stessa. È bravo a fare i giochi e tra l'altro... ottimizzati da Dio, perché comunque tengono i 60 fps, ora ci mancherebbe che con quella grafica lì, però ci siamo capiti, non rompiamo le balle. Che giorno vai alla Games Week? Non lo sappiamo ancora, ragazzi, quando lo sapremo ve lo diremo. Si prega che domani lo Storpio muoia. Twitch, io non c'entro nulla, è stato l'utente a scriverlo, l'utente X non specificato, però io non c'entro assolutamente nulla, ho soltanto letto un commento, va bene? Tanto mettiamo un po' di moscica. Andiamo, vado a vedere che cosa mi avete messo su Telegram per le reaction. Lo sapete che avete questo compito, lo sapete che voi sub adesso potete andare su Telegram e scrivermi che cosa devo reactare, vero? Lo sapete? Avete fatto i compiti, spero. Cosa ne pensi di Black Ops 6? Che anche basta, siamo arrivati al sesto, direi, di fermarci. Potevano fermarsi al terzo e chiuderla lì. Viene il busto folk? Quando è che è? Non c'è già stato? Non è durante il periodo estivo? Scusate. È questo weekend? Ah no, allora non ce la faccio, ragazzi. Ma Wukong? Wukong lo porterò su YouTube, ve l'ho detto. No, non vengo a Lucca, ragazzi. Troppo casino. Troppa gente, troppi odori. No, ragazzi, io purtroppo faccio una vita veramente faticosa. Quindi non ho voglia in generale di fare le cose. Quando fai Space Marine 2? Ah, allora, Space Marine, ragazzi, è particolare, perché non sappiamo esattamente che cosa fare, nel senso che è un bellissimo gioco, però... Grazie, Dio del tuono. Sei stato bravo, hai aspettato fino ad adesso. Grazie, grazie mille. Hai preparato qualche reazione per noi? No, lo sto chiedendo a voi. Capisci? Qui si stanno invertendo i ruoli. Quanto odi da 1 a 10, Mike? 3. 3 ci può stare. Allora, intanto facciamo la recensione assaggio al gelato Kinder Bueno White. Questo è assolutamente necessario, ragazzi. Ritorna il nostro incredibile... Zaccagna con la recensione sul gelato Kinder Bueno White. Via, aspettate un attimo, eccoci, schermo intero, 3 minuti e 29 di pura goduria. Il maestro, il vero maestro a questo punto, suggerirei dire, ci suggerisce una nuova prelibatezza, sperando che non parta poi con i suoi deliri di onnipotenza, politici, religiosi, eccetera. 3, 2, guardate intanto già che parte così, con questa regia eccezionale, con questo stile, no? Un po' offuscato, affumicato, affumicoso. Direttamente dalla cameretta magica, benvenuti ad un nuovissimo video. Ma è cresciuto, ma esponenzialmente. C'è una zanzara. È morta. No, tranquilli, non era una zanzara. Era una mosca. Procediamo. In questo nuovissimo video recensiremo ed assaggeremo il gelato della... Il gelato... Kinder, al gusto Kinder Bueno White. Ma chi è che gli ha infilato due dita nel naso? Non sta respirando.
Ha la barba, sì. Un vero vichingo. Comunque l'ho presa al Conad dal prezzo in confezione da 4, pagati se non vado errato 4,99 euro. Mm-hmm. Ma i dettagli caratteristici comunque, necessari. Apriamo. Come si chiamava la cassiera? Non lo so, io la seguo soltanto. Sai che si apre da qua dietro? Sta facendo una fatica incredibile. Mi sa che è molto raffreddato perché respira dalla bocca, ecco. O dalle branchie adesso. Ben. Ah, c'è qua sotto. Eh? Ah, tra l'altro assomiglia a Jason Momoa, non so se notate, ma ha questi tratti, no? Un ASMR raffreddato. Grazie mille. Un po' più vicino la prossima volta, ho visto le molecole che compongono il Kinder. Gli atomi. Cioè adesso ecco qua. Conosco proprio la ricetta segreta. Carta capisco. Molto particolare. Sì, ma l'hai tirato fuori dal frigo o l'hai preso così? Perché se l'hai preso dal Conad e l'hai portato a casa, cioè si è sciolto, sarà una pappetta adesso. Comunque, tra l'altro, grazie Max, la Kinder già aveva fatto i gelati circa 3 anni fa, che li avevo pure già recensiti, avevo recensito il gelato al biscotto della Kinder, il cono, non questo qui al Kinder Bueno White. Giusto? Infatti questo gliel'ha mandato la Kinder gratis, gli è andata a confezione gratis, per la recensione proprio ovviamente. È tutto magna magna ragazzi, è tutto magna magna. Che lo stick. Che assomiglia alla PlayStation 5 Pro. E anche la versione Kinder Joy. Comunque in ogni caso spero che la Kinder si adegui pure ai tempi. Che sta dicendo? Perché è anche giusto che faccia i gelati della Kinder senza, sia senza glutine ma anche senza lattosio, perché una cosa del genere nel 2022 non è tollerabile. Eh sì, se è un'intolleranza effettivamente non è tollerabile. È ora pure che faccia pure Kinder cioccolato senza lattosio. Ed è anche ora che faccia pure Kinder Bueno sia senza glutine che senza lattosio. Ma che è una dittatura culinaria? Che sta succedendo? È partito, ci siamo. Poi cos'altro? Mi sto appuntando. Comunque ok, adesso andiamo ad aprire. Comunque ok, ci siamo. Ma non metterci le mani. Ma che cazzo tocchi? Dio santo. Aspetto. Sì, aspetto, aspetto. Dimmi, com'è? Si direbbe che è un bel aspetto. Ok, assaggiamo. Aspetta, com'è che è? Cos'è che è? Assaggio gelato Kinder Bueno White. Ah, cioccolato bianco. Sopra questa è la cialda. Quindi la cialda. No. La cialda. Eccola là. È giusto, non sprechiamo niente, vai. Dritto dritto nella patta aperta. La cialda sopra è buonissima. Sì, ma mastica. Oh, piano, piano, tutto a posto. Non te lo ruba nessuno. Mi sta mettendo una fame bastarda. Sembra buono, eh. Tanto c'hai i parenti in casa, non so se sentite. Sono misofonica. Ragazzi, ma fatevi curare, però ce le avete tutte voi. Goditi questo suono. Scusatemi, ragazzi. Bello che adesso va avanti 2 minuti, eh. Piano, non se ne va, è sempre lì. Quali saranno le considerazioni a fine video? Perché è finito ormai il video. Cioè finisce di mangiarlo e ci dice buono e finisce il video. Attenzione, chissà quando trova il pezzo di cioccolato che succede. Attenzione! Ha ingoiato una capsula dentale, che è successo? Si sta gonfiando o sbaglio? È allergico? Dai, come gusto ci sta. Potrebbe a 10 gli darei un 7,5. Oh la madonna. Quindi tutto sommato lo consiglio. Che dire, niente, ci vediamo alla prossima. Ma perché mi lascia sempre così, cazzo? Ciao a tutti ragazzi. Che succede? Cioccolatini Lily o Breeze? Attenzione. Ci siamo ragazzi. Si stava gonfiando, sì sì.
È stato molto veloce. Ok, io questo è l'ultimo suo per oggi, poi ha già dato, poi procediamo ad altre reaction, però scusatemi, ma non posso farne a meno. Un nuovissimo video, oggi 12 novembre, recensiremo, assaggeremo i cioccolatini della cresima, quelli che mi sono avanzati. Lilly O'Briens, che li ho presi al O'Briens. Salone delle Lingue all'evento all'Euro che si è fatto venerdì. Non ho capito un cazzo, Salone delle Lingue dell'evento all'Euro che si è fatto venerdì, non sappiamo mai dove. Solitamente è specifico, come mai adesso non ci nasconde qualcosa? Per me si è fatto la ragazza di qualcun altro. Venerdì 8, comunque questa è una confezione molto carina. Venerdì 8, cioè mi ha detto la data ma non mi ha detto il posto, incredibile. Allora, pronto? Eccolo qua. Sì, me l'ha fatto annusare. Eccolo qua e via, basta. L'abbiamo già visto, è fatta. Buona, avete visto o no? Rivediamolo. Eccoli. Questa è la carta. Sì, ma è la carta, me la fai vedere. Ok. Sono, c'è questo qui. Ok. Che bellissimo. Caga al latte. È un caga al latte. Questo che mi sa che è fondente. Va bene. Poi c'è quest'altro molto simile ai baci, perugina. Ai baci. E anche questo. Ok. Assaggiamo prima. Assaggiamo. Questo. Qual è quello? Non lo sapremo mai. Eccoci. Ma come fa? Il piano è. Ma il microfono dove ce l'ha? Nel naso, per questo ha il respiro nasale. Anna? Il ripieno è di Anna, buono. Crema al limone e pistacchio. Che schifo. Sputa, fa male, sputa. Ma buono? Buono. Si vede che ti piace. Ma chiudiamola sta bocca! Buono, non male questo, non è 10, direi 8. Eh? Non ho capito la frase. Buono questo, ma 10-8. Ah, da 1 a 10 gli da 8. E la Madonna, gli è piaciuto tantissimo. Assaggiamo quest'altro. Ci siamo, ragazzi? Da 1 a 10? Meno di... No. È pieno con cioccolata fondente. Voi dite cioccolata o cioccolato? Cosa dite voi? Io ho sempre detto cioccolato. Cioccolato. Cioccolata, eccola. Ci siamo. Cioccolato. In realtà penso che vada bene entrambi, a dire il vero, eh. È solo se vuoi fare il diverso che dici cioccolata. La cioccolata. No, il cioccolato. Vabbè, procediamo. Scusate per i suoni, ragazzi, però è ovviamente necessario. Sono a 10, darei. Perché 6. Più il suono è più. 6, visto? Più il suono è debole, questo, più il gusto. Un po'. Sembra già un po' più buono. Defice. Mannaggia, un po' più buono. ASMR got, sì. Vediamo con caramello. Caramello. Grazie, eh? Caramello, attenzione. Qua si sta stendendo, nel mentre che appunto la mamma di là sta stendendo i panni. Lui ha preso la stessa correlazione del muro, è diventato camaleontico. Infatti anche gli occhi, se vedete, si stanno distanziando, però devo dire che sta funzionando la dieta. Però ragazzi, si dite si scherzi, intanto ha vinto medaglie là dietro, non sappiamo di che cosa, però ha vinto delle medaglie, non so se c'è proprio un gruppetto di medaglie. 9, molto buono. A posto? Ora questo che è l'ultimo. Ma quanti cazzo ce ne sono? Assaggiamo. Andiamo direttamente al punto in cui recensisce, per favore, perché sennò sto male anch'io. Buono, ci sei, dai. Come sapori, non sono male. Sarò solo io quando mangio i cioccolatini faccio e l'ho già buttato giù. Non trovate in giro, ve li consiglierei. Niente, ci vediamo alla prossima.
Ciao a tutti ragazzi. I sofficini, fa la recensione i sofficini, 12 minuti, no ragazzi, va visto, come si fa la prossima volta, dai, la prossima volta, sofficini, 12 minuti di recensione sui sofficini, questo assolutamente va visto, aspettate che me lo salvo su, no, la prossima volta ragazzi, la prossima, adesso facciamo altre reaction, se no non la finiamo più, perdonatemi, intanto lo salvo sul gruppo, così ce l'ho, ok, e vediamo su Telegram cosa mi avete passato, sono curioso cosa mi avete passato la scabbia, cosa mi avete passato ragazzi, e niente, non avete messo link, ma io veramente adesso mi incavolo, eh? Ah no, sono io che sono troppo, oh Gesù santo, ancora che succede? Dino, metti Zaccagna? No. No, non metto Zaccagna. Adesso ci guardiamo Paint Your Life, tutorial per astuccio di plastica. E se non è qualcosa di eccezionale, veramente ci rimango male. Eh? 6 minuti di questo incredibile video, prego. Le bottiglie di plastica, non le buttate via, che inquinano, riutilizzatele. Ma no, non è... No, ma a parte che... Ma esiste... Il riciclaggio, signora. Utilizzatele finché potete. Sì. Ne faremo degli astucci. Ah, pensavo stesse venire assorbenti. Ok, buono. Scuola o astucci per il trucco? Ma sì, astucci per la scuola. Ma mandalo sto figlio, poverino, con il suo astuccio trasparente fatto di 2 bottiglie di plastica. E vedi se non lo bullizzano lì sul posto. Se neanche la maestra va lì e lo prende a ceffoni a rivoltelle con la mano girata. Diverso. Ma che cazzo? Quello che volete. Gianna gli dà un'infanzia difficile. Colla per plastica. Colla per plastica. Bottiglie di plastica. Tutto plastica. Ago e filo di plastica. Cerniere di plastica. Taglierino. Sì. Squadra. Forbici. Ecco cosa ti serve per un colpo di stato. Inizio con un piccolo astuccio tondo. Parte la musica di sfondo, ovviamente. Loro il copyright non gliene frega un cazzo. Loro la bottiglia. Buono. Le bottiglie hanno questa particolarità che spesso. Sì. Hanno delle righe, quindi in realtà è abbastanza semplice, basta seguire le righe. È proprio vero, signorina. Tenta le dita, qui. Intanto è entrato un cantante itinerante. Volevo evitare di... Signore, è la cosa più facile del mondo, per favore. Per cercare di andare. Ce la fanno i tossici, ce la può fare anche lei, dai, su. Signora, ma che manualità, ma mi perdono... Andiamo a per due, per l'amor del cielo, perché sennò non otterremo mai un risultato. Ma mi deve far vedere tutta la scena, non può farmi vedere, tipo Mucciaccia, non mi può far vedere che è già finito. 1,5 di velocità. La rifilo con la forbice, questo è uno. La infilo con la forbice, questo allora è uno. Faccio anche l'altro. E deve farmelo vedere che lo fa anche l'altro. Le righe che si vedono benissimo, tranne l'ultima che praticamente è la riga segreta. La riga segreta, la riga segreta. Al cinema. Forse me la segno, così la vedo. Eh beh, sei segreta, direi che... Deve rimanere tra noi, signorina. Poi la vedo solo se la bottiglia è inclinata. Ma che sta dicendo? Cosa cazzo sta dicendo? Cosa sta dicendo? Dov'è la manualità dell'oggetto, si sa. Tanto gli hanno sparato, non so se avete visto. Poi ha rattoppato il buco, però gli ha sparato proprio lì. Ma non è importante. Ma a me la cosa che mi terrorizza è che questo è un video di 6 minuti e 59 per fare un astuccio con delle bottiglie di plastica per darlo al bambino, perché non vuole spendere 15 euro per un astuccio, capisci? Guarda come concentrato. Si manca la lingua di fuori. L'ha tirato fuori o sbaglio? Occhio alle unghie, eh? Eccolo lì. Che ha detto? Vado dal ferramenta? Che precisione incredibile. Ecco, puliamo. Adesso quella plastica ce ne smettiamo le balle. Del filo trasparente. Oh, eccoci qua. E mo? MacGyver. Voglio vedere a cosa raggiungiamo. Nel mentre che il batterista si scatena. Guarda, un ditalino. E cucio la cerniera lampo su uno dei due pezzi della bottiglia. Ok. L'idea è quella proprio di fare una scatola. Cioè di si dice ditale o ditalino, ragazzi. Informatevi. Io non sto scherzando, eh. Io non scherzo mai. Di unire due pezzi con la cerniera lampo. Buono. Unire i due pezzi con la cerniera. In che senso? Ma che astuccio è? Allora, devo pensare da che parte iniziare, perché alla fine questo dovrà essere
La fine dovrà essere sopra. Ah, non mi interessa. Dovrà essere sulla fine, la parte dove signore. È un disastro. È tutto un dovrà sovrapporsi al sotto, quindi devo iniziare da qua. Skylar. Facilissimo, cucio. Quando posizionate la zip dovete lasciare diciamo 2-3 mm tra il bordo della bottiglia e la zip sì, vera e propria. Ho visto l'unghia saltare. La testina che scorre la testina è maggiore rispetto alla riga e quindi se attaccate il bordo alla cerniera non riesce a scorrere. Vabbè signora, non mi dica cose ovvie. Non pungete come me. Io che ho detto? Io che cazzo ho detto? È una maestra, si vede. Con il filo trasparente. È chiaramente un astuccio di merda. La cerniera. Ma per carità, cioè, nel senso. In questo modo. Adesso, non esageriamo, ragazzi. Non vi date le martellate sui sta dita, ricamando della plastica. Cioè, qui siamo oltre ai quando, livelli. Perché uno dice c'è la plastica nei mari, c'è la plastica nei vegetali, nella terra. No, adesso c'è anche la plastica negli astucci. La parte inferiore avete questo. C'è la plastica nel sangue. Dopodiché, allo stesso identico modo, qua ve l'ho lasciato aperto in modo che si possa vedere. Che cazzo di astuccio. Poi ripartite, però, in questo caso, quando ripartite, ripartite dalla parte dove c'è il. Ragazzi, a me fa ridere perché mi sembra Marina di Aldo Giovanni e Giacomo quando spara puttanate e i tre la cazziano. Gancetto, chiamiamolo così. Per poter cucire la parte superiore dovrete aprire in questo modo, che sennò diventa veramente complicato. Quindi stessa cosa, lasciate. Beh, procediamo dunque alla realizzazione finale del progetto di scuola qui. Sì, quello che volete. Eccoli qua. Scusatemi, Ferma. Parte superiore, allora. Aprite la cerniera e alla fine ottenete questo. Ah, vedi, non l'ha fatto vedere come l'ha finito. Ho perso tempo. Guardate che amore. Guardate che amore. Questo. Ok. Portamonete. Beh, a parte il fatto che è rotto, devo dire che, insomma, se ci pensi all'incirca, preso dalla giusta angolazione, sembra immondizia. Spiccioli, portatrucchi, quello che volete. Eccoli qua. Portapillole. Un altro modo? Sempre... No, signora, no, basta con sta creatività. Utilizzare la bottiglia è sì? Prendere due bottiglie anche in questo caso, tagliare, devono essere uguali, eh? Sì, assolutamente. Questo, per questo le bottiglie non devono essere identiche, se certo. No non funziona. Certo. Quindi prendete una bottiglia, okay. Tagliate la parte con consenso ovviamente. E la tenete. Buono. Poi invece dell'altra, della seconda bottiglia, tagliate. Non ce la sta facendo. Vabbè ragazzi, con due bottiglie le metti una sopra l'altra. Ed è fatta sostanzialmente. Buono. La parte superiore sovrapponete. Sì. Diciamo questo pezzettino qua. Che avete... Il fondo. Cioè, ma tu devi essere una conduttrice, però, Che cazzo? Tenuto e li fissate insieme con la colla per plastica e una cerniera lampo, in questo caso esterna. Buono. Io avrei preso una cerniera per proprio il cingolato di metallo dal ferramenta, ci avrei messo poi magari, non lo so, qualche rivetto, così la rendi un pochino più metal. Devo dire che alla fin fine è venuta fuori una cacata. Lei è soddisfatta però, l'importante è questo. Nel prossimo video farà... Cosa ha fatto? Ah no, niente, ecco, astuccio di plastica, bottiglia di plastica, pennarello di plastica, taglierino vero, forbici di plastica, cerniere lampo, ho letto altro, ago e files. Buono. E ragazzi, e questo è stato, e questo sarà, e questo sempre sarà, schifo. Vi è piaciuto? Mi sta vedendo una torsione testicolare di quelle forti. A me è successo, ragazzi, quando ero piccolo, purtroppo mi è venuta una torsione testicolare perché un ragazzetto che c'era al parco, di cui non posso dire l'etnia perché altrimenti poi... verrei giudicato e tacciato di razzismo o cose del genere, però ragazzi, è quello che è. E mi ha puntato e mi ha tirato un calcio nei coglioni. È andata così, ragazzi, è andata così, è esattamente andata così. Da allora provo un odio irrefrenabile, ovviamente, verso i coglioni, sia chiaro, perché li trovo una parte debole del corpo umano. Ha fatto male? No, assolutamente, ma va. No, perché non erano ancora scesi, quindi ha colpito la parte tra le palle e l'ano. Breve storia, non molto felice. No, non molto felice. Lo stesso giorno Andrea è volato dalla bici, si è aperto come un cocomero. Mi ricordo, e anche io mi ricordo, Mi ricordo anche io. Chissà che fine ha fatto quel perdente. A stare andando a spacciare da qualche parte. Video molto educato, erano altri tempi. Sì, assolutamente, erano altri tempi.
Bella giornata, una bellissima giornata, una bellissima serata. Beh, c'è chi piace, assolutamente, a me no però, a me no sostanzialmente. Beh, però l'ho capito quel giorno, effettivamente mi è servito, mi è servito. Vabbè, bestiacce, fate bravi, fate i buoni, noi ci vediamo domani alle 21.30 con Phil Stufaton parte 2, Woodbury Getaway, credo si chiami, non mi ricordo più, spettacolare, incredibile, però qua c'è un video dove questo qua crea una macchina elettrica. Ma perché non l'ho visto prima? Fatto dalla BBC, ma porca puttana, ma volevo vedere questo, è più interessante. No, di Prenon Reacto. Comunque, voi sub avete Telegram, andate su Telegram, buttate lì i video da reactare e noi li reactiamo in live, eh? Che dite, che dite? Ragazzi, grazie per tutto, è stata una serata fighissima, eravate tantissimi, finalmente ritorno a Phil Stufaton e ovviamente non ci delude, almeno io non sono stato deluso. Bello, bello, bello. Su YouTube trovate nuovi video, video anche inerenti alla PlayStation 5, le news, eccetera, sia il video sulla, sia la react, sia il video di analisi ai commenti e alle lamentele che il video di risposta ai commenti delle lamentele. È spettacolare, spettacolare quanto ci lucriamo sopra, quindi mi raccomando ragazzi, trovate tutto quanto lì se vi interessa sapere i nostri pareri su questa stronzata che ha fatto la Sony. Buonanotte a Ug e noi ci vediamo domani. Sigla. Non c'è una sigla finale, dovrei mettere una sigla finale, la faccio adesso.